Oh, eccoci qui, buonasera Beli, buonasera a tutti, benvenuti in live. Momento che ci sono le luci sputtanate. Oggi sono cinese, perché sono così giallo? Buonasera, come state Beli? Come è andato il vostro venerdì? Buonasera Kyle, vedo una Gretima, vedo una Neko, come stai bella, benvenuta. Vedo... Madonna. Boni. Perdonate, ma oggi sto devastato. Stasera sto devastato, perdonate. Sono giallo. Sì, oggi sono cinese, sono brutalmente cinese. Come state, Barry? Non ti preoccupare, Kyle. Tra l'altro, ti ho fatto un mod perché ho pensato, cazzo, stai sempre qua, stai sempre nel Cile, sei sempre bravissimo e tutto quanto. Ho detto, perché non dargli il mod così in caso hai il potere? Buonasera, Frost, come stai? Bello. Fatemi vedere perché stavo pulendo gli occhiali, non ci ho fatto caso. Ci sta anche Axel, Panzi. Io tutto bene, ragazzi. Sono soltanto devastato. Oggi è stata una giornata lunghissima. E sarà anche una notte lunghissima. Hai il potere di menare chi dice cose brutte. Sì, esatto, può dargli le totò, come dice il nostro caro trono del Muori. E niente, ho visto che sono stati tipo riscattati due focus. Neanche uno. Stasera sta facendo un caldo porco, eh. Stasera sta facendo un caldo porco, ma perché hanno detto proprio che da domani ci sarà il nostro bellissimo caldo africano, proveniente dall'Africa, se riesco ad aprirla, perché stasera, dopo tanto, è tornata la bevanda energetica. questa bevanda energetica è incredibile. Fa tipo un effetto scenico. Perché ovviamente è questo blu nucleare. Io sono felice e tranquilla per rompi i coglioni dell'ex compagno di classe. Si è fidanzato, quindi sono la fidanzata e non a me. Meno male, me lo si è toccato dalle palle. Sperando che non mi fa prendere un infarto, però ne ho veramente bisogno stasera, ragazzi, perché altrimenti svengo qui sul posto. È stata una giornata infinita. Fatemi aprire Street Fighter. Non ve lo dico, eh. Non si preannuncia un buon gameplay di Street Fighter. Però, come ogni sera, quando mi vedete così, datemi semplicemente quell'attimo per carburare. Sono un cazzo di motore diesel. Giallo-blu, giallo-blu, giallo-blu. Ma sì, ma perché probabilmente devo settare la sta cazzo di webcam. Perché vede che c'ho sta maglietta qua. Per questo mi fa giallo. Perché fa il bilanciamento del bianco. E infatti, quando metto il blu. No? Sì, quando metto il blu diventa tutto blu, perché questa è una webcam di merda. La prossima cosa che devo comprare, infatti, ho visto una bella macchinetta da 200-300 euro, la metto lì che tanto la utilizzo anche per il mio lavoro, in caso. Quindi no, no problema. Ma da qui si è bloccata la chat. Sì, adesso ce lo facciamo sicuramente, che tra l'altro mi sono messo a fare anche un sacco di partite con Chun-Li, ma è bellissima. Cioè, Chun-Li è veramente figa da utilizzare. Io non me l'aspettavo. È molto, molto divertente perché è molto variegata. E se ti masteri anche quella sua posa strana, tipo della gru, non so come cazzo chiamarla, è veramente figa. Veramente, veramente mi ha intrigato un botto quel poco che ci ho giocato. Perché l'ho usata nelle competitive e non mi sono rancato, per carità, eh. Però, bella. Bella, beh, sì, dovrei comprarmi una webcam migliore. Questa l'ho pagata 20 euro, Nico. Fa anche troppo. Ma in realtà penso che devo proprio mettermi a settare il software. Che cos'è quella? È la figlia di Fantozzi? Ah no, è Chun-Li, porca puttana. Perdonami. Fine live? No, in realtà è proprio inizio, Corv. È brutalmente inizio. Come stai, bello? Comunque, benvenuto. Anche se siamo un po' presto, tanto ci dobbiamo fare il riscaldamento. Andiamo con la sigla.
Nel mente sta scaricando qualcosa. Che cosa sta scaricando? Io comunque tutto bene. Non l'ho aperto, Corvo, perché non ho un'app che me li scannerizza se non ho la webcam. Sì, la webcam, la fotocamera. Comunque io tutto bene, sono semplicemente sciolto come la merda stasera. Non avete idea tra esami, lavoro, che poi esami, la fine degli esami. C'ho un cazzo di matrimonio la settimana prossima. Un puttanaio. Io ti ripeto, Corvo, secondo me avevano tutti il terrore che fosse una dick pic mascherata. La patch per sballare il gioco. Ho visto che tra l'altro hanno annunciato un nuovo personaggio. Tipo Rashid. Una roba del genere. Io mercoledì, oltre ad andare a mangiare il poke, dovrò comprare un regalo per mia madre che arriva ad agosto. Ah, fa gli anni ad agosto? In caso auguri un po' in anticipo. Non glieli fare subito che sennò porta sfortuna. Dopo proverò ma va a vederlo, Corvo. Allora. Festeggiamo 2 milioni di copie vendute. Fammi vedere. Vabbè, 1 milione di giocatori. C'è Rashid. Va bene. Va bene. Sono contento per loro. No, ma infatti li fanno tipo una cosa come alle 5 e mezza. Che per carità tu stai in chiesa, poi alle 8 vai a mangiare, ma già ho il panio. Tanto li faccio anch'io ad agosto, quindi non ce li facciamo così in anticipo. Calcola che tu devi sapere, Neko, che mia madre e mia sorella sono nate lo stesso giorno. Tu immagina che culo mia madre durante il giorno del compleanno è andata a partorire. Ma andiamocene nel fighting ground. Andiamocene nel fighting ground. Ho fatto anche delle modifiche alla nostra Karaoga. Perché mi dava il cazzo che non potessimo utilizzare l'ulti di Marisa, perché l'ho sbloccata. E ho resettato lo skill tree per prendergli l'ultimo slot ed è tanta tanta roba. Anche se ho visto pure che ci sta un problema che tutti quanti stanno riscontrando. Ovvero che tu non puoi mettere tutte le mosse del tuo maestro. Che è una cazzata. Perché questa è una cosa dei problemi di comandi moderni. Che essenzialmente se hanno la stessa, appunto, la stessa combo non li puoi mettere. Però. Cioè, perché quando utilizzo Marisa. Me li fai usare? Cioè posso usarli i comandi moderni e fare tutte le mosse quando uso il mio PG? No? È un po' una cazzata. È come dire. Toh, mi sono fatto un regalo da solo. Beh, immagino. Buon game, Corvo. E andiamo subito alle sfide delle combo. Ma infatti è una cosa che non capisco, Kyle. Perché forse l'avranno fatto per non creare delle combo broken con i moderni, potendo mischiare i vari PG? Può essere quello? Cioè magari si glitchavano perché certe combo avevano le stesse pulsantature. Là, come cazzo si dice? Stasera non avrei i termini, lo sapete. Ma andiamo dalla nostra cara Marisa. Costume 2. E ce le facciamo rapide e indolori. Riscaldamento. Anche se dovrei farmi qualche tipo partita contro qualcuno per riscaldamento. Ma questo è il meglio. Cioè, questo per me, per ricordarmi, è veramente il meglio. Allora. Proprio mi devo ricordare tutto. Però potrebbero fartele provare tutte. Perché Marisa c'ha anche questa roba che è figa. C'ha un sacco di robe molto molto belline. E tra l'altro quel poco che ho giocato ho capito che quando devo punire qualcuno, cioè che sto parando e posso ripostare, devo evitare di fare questa cosa. Cioè devo evitare i colpi questi standard. A parte che non tolgono un cazzo, ma è molto più conveniente fare queste sbregate qua, essenzialmente. Perché fanno più male, li staggerano più a lungo e yare yare da sé. Va bene, queste sono le nostre combo automatiche. Che tra l'altro, appunto perché io non posso mettere delle combo di Marisa, delle mosse uniche di Marisa, io queste combo automatiche non le posso utilizzare. Perché, per esempio, c'è Quadriga, che è il calcione, che se non lo posso mettere non lo posso utilizzare nella combo automatica. Buonasera, Erion, come stai? Bella, benvenuta. Ieri ho visto che hai fatto furore pure Alto Drago e tradito la moglie. Eh? Hai fatto furori, pure Alto Drago e tradito la moglie. Che cosa ho fatto io? Ragazzi, ho. Tipo Moon Knight. È uscita l'altra mia personalità e non me lo ricordo. Non capisco, Kyle. Vabbè, questa è l'ultima. Che tra l'altro, Konoha è bellissima. Baciato gente. Ah, sì! Sì, ho fatto un complimento. Boh, Ruka ha detto, ma limoniamoci, Dallis. Cioè, che per carità, io l'avrei fatto, eh. Però. Io non sono Ruka. Vabbè, questo è l'uppercut. Il punish. E un Gladius. Buonasera, Sans. Come stai, bello? Parata.
punizione e Gladius. Ok, ci sto rientrando. No, ma infatti potevano mettercelo tipo tra parentesi la baci, no? Romance, qualcosa del genere. Questa che cos'era? Era l'ulti. Ma tranquilli, tranquilli. Io infatti vi consiglio sempre di seguire o Instagram o Telegram, perché ci sta proprio il bot che manda la notifica, oppure su Discord, che quello è molto comodo. Gladius. Questo è quello con lo Scutum. Sì, perché chissà che overload c'ha Twitch. Che tanto ho scoperto che queste combo veloci sono proprio... Io magari cercavo un input, ma in realtà sono proprio tatta. Cioè, sono fatte rapidissime. Eccoci qua, ricominciamo. Ok. I drive parry me li devo imparare a fare per bene. Però stiamo andando sempre più veloci. E questa è una cosa che sto adorando. Sempre, sempre più veloci. Non mi ricordo neanche cosa ho fatto l'ultima volta con Oga. Perché ho pulito delle cose. Oddio, è questo, è il mio tallone d'Achille. Un po' di concentrazione. Ok, ce la siamo tolta subito dalle pa... Oh, oddio, perché non è power uppata. Porca puttana, è vero. Io questa la odio. Uno, due. Porca putene. Uno, due. Ok. Vedete pure queste combo. Uno dice, chissà che tempismo devi avere. Ma devi farla proprio pa 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 spara. Madonna, piano, da quanto bello. Come stai? Benvenuto. Da quanto? Come va il tutorato? Non mi ricordo come si dice. Mezz'ora fa su Monster Hunter stavo cacciando il... Una mille, alla fine del combattimento mi ho ucciso due scatole. Fa sta cosa. Questo si chiama Monster Hunter. Chiamasi bestemmie e altre cose. Tutto bene, tutto bene. Tu invece come prosegue? Da quanto? Sì. Per chi non conoscesse, è uno dei vecchissimi membri del canale. Vai, poi drive parry, questo. No, ho sbagliato. L'ho fatta corta. Vaffanculo. Ho sbagliato di nuovo. Sono qua anche con Kairo. Oh, bello, salutamelo, salutamelo. Da quanto? Allora, il mio cervello dovete capire che quando arrivo prima del drive si spegne. Stasera un bacione. Ci saranno faville. E poi questo. Ecco, invece l'ultima gomma è stata fatta easy peasy lemon squeezy. Che tra l'altro è bello che Marisa si ferma ad avanzato 4. Se voi fate tipo Chun-Li, Cammy e compagnia, queste vanno tipo ad avanzato 8. È una roba... Voi non avete idea. Anzi, guarda, visto che siamo ancora presto, ve le faccio vedere. Vi faccio vedere già tipo Chun-Li, no? Andiamo un po' da Chun-Li, così mi impratichisco anche un attimo con i tempismi. Volevo scrivere anche... Cosa, ma a quel punto diventavano bestemmie vere, mi dispiace. Sono appena arrivato a una sessione di 3 ore su Splatoon, sono contento. A me piace quando si dà un bacio al pugno, hai visto? Sì. E tra l'altro, Nego, quella mossa cambia. Se tu stai al 20, sotto il 25% della vita, dice praticamente prendi tutto il mio amore e ti tira questo cazzotto che gli lascia un cuoricino in faccia. Top tier, Marisa. Qui ci parliamo per i mondiali, non proprio, stasera sono troppo sciolto. Va bene. Cioè, vedete, c'è un lì che cazzo di mosse automatiche che deve avere. Top love, sì sì, lo prenderei tutto quel pugno. Questa in realtà è un sacco figa anche da fare senza l'automatica. Chun-Li mi piace veramente un botto. L'ho provata nelle competitive, due cose contro i giocatori, è veramente figa. È veramente figa. Che spaccata. Cosa cazzo vuoi? Ah, vedete, questa è la cosa che dicevo. Il fatto di queste challenge è che loro ti dicono durante il salto e poi quella roba, ma non è vero. Cioè, perché tu devi fare questo e poi da per terra quest'altro. Questa è una cosa che mi dà un urto.
Perché voi non avete idea. Ecco, pure questa. Uno ci si ammazza con i manuali. Questa è quella che Star stava bestemmiando. Questa dovete stare così. E fare questo, essenzialmente. Sì, però mi devi prendere quell'input. L'hai preso? No? Perché non lo stai prendendo? Boni. Le. No, non lo prende. Porca puttana. Scusi. Sì, si mette... Ah! Ok. Boni. Ho capito. Così. E fai questa roba. Perché devi caricarlo da abbassato. Però lì ti dice no. Più o meno. Questa è una delle mosse più belle di Chun-Li, secondo me. Cioè, questa posa. Perché da questa posa voi potete... A parte che devi farlo con la mezzaluna, è un puttanaio. Potete fare questa roba per buttarlo in alto, questa cosa per continuare a fare queste robe, e da qui potete concatenarla ad altro, oppure il colpo standard, che è un puttanaio. Comunque questo, ho sbagliato pulsante. Le. Madonna, bellissima però da utilizzare. Se la mastery è una figata assurda. Durante il salto, mi pare che potevo follow a farlo, sì. Ok. Chun-Li è veramente bellissimo da utilizzare. Domenica finisco la campagna di Indie 7 per principianti. Oh, sono contento. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Sì, ma devo saltare. Se non salto, è tutto un cazzo. Le. No, questa devo farla con la levetta, se no non ci riesco. Le. Questo. Porca puttana. Porca puttana. Io per adesso userò quelli moderni, ma voglio passare ai classici. Voglio comprarmi un robettino e poi passare ai classici, onestamente. Perché voglio impararmi a fare tutte quelle combo con i tasti. Leppa leppa. Madonna, quanto jiggle, tra l'altro. Che poi una cosa bellissima che un sacco di persone non sfruttano quando si fanno queste challenge, anche per capirlo, è il fatto che voi potete mettere il 50% del movimento, eh. Cioè, madonna del jiggle, cioè quando si è fermata, blah. Però questa cosa è utile se volete capire dove sbagliate. Ok, questa è un'altra di quelle... È un'altra di quelle robe un po'... Sì, ma io sono stupido. Vedete, perché voi mentre saltate dovete già stare col tasto all'indietro pronti. Vabbè, questa è la punish, più questo, questo e l'overdrive. Voglio sbloccarlo il suo costume vecchio. Che cazzo è quello? Questo... Minchia, ci ho preso, incredibile, maestro di Chun-Li. Maestro di Chun-Li. Questa è un'altra di quelle che tu devi fare po, po. Questa roba, sì, se ti facessi colpire, figlio di puttana. Po, po. Oh. Lele. No, non si fa colpire il merda. Ho sbagliato combo. Non la faremo tutta quella di Chun-Li perché è lunga. Sono veramente tante le sue combo. No, è Chun-Li. Kami pure è bellissima perché c'è una quantità di combo veloci e rapide che sono proprio due tasti che devi sparare. Cioè, due tasti un cazzo, sono un 1500. Però è fighissima da utilizzare. Ah, ma vuoi... Non ho capito. Vuoi un Hikoken uppato? Fammi capire. Sì, vuoi un Hikoken uppato. Ok. Perché purtroppo non è che la conosco più di tanto. Quindi questo, questo, questo. Cazzo, l'ha parato. 1, 2, 3, 4. Madonna, quanto devi essere rapido. Quanto cazzo devi essere rapido. Porca puttana. Porca. Madonna, no. Oh, è...
Come si fanno quelle potenze? Allora, con i moderni e tenendo premuto l'R2 e ce le puoi fare sopra ogni mossa speciale, essenzialmente. È quello un po' il bello, gli dà delle proprietà uniche. Con i classici non ho idea. Eh sì, cioè perché Chun-Li pure anche Cammy, buonasera Jork, bello. Sono letteralmente che non è che tu devi aspettare qualche tempo di recupero, no no, è quella roba fatta di fila. È quella la figata. Ah! Minchia, lo pari sempre l'ultimo. Pezzo di merda. Pezzo di merda lo para. Ah, ma questo posso farlo anche così, non ti dà fastidio? C'è un piccolo shortcut? C'è un piccolo shortcut forse, Bonnie. No, non c'è lo shortcut manco per il cazzo. Con i classici le mosse potenziali si fanno con due tasti. Ah, cioè devi premerli insieme e te lo fa. Ok. Voglio finire questa. Porca puttana. Porca puttene. Vattene a fanculo. Dai, ma quante cazzo sono? Elenco delle... scusate, elenco delle sfide. Ah, non l'avevo finita, Chun-Li. Non l'avevo finita. Oh, aspetta, fammi spizzare. Posso skipparle, aspettate. Momento. Ah, ok. Buonasera, Arlok. Come stai, bello? Basso. Colpo. Cancellabile colpo. Calcetto tattico. Quella mezzaluna sarà il cazzo di inferno. Buttarlo in alto. Seguirlo. Dagli tre piedate e fagli pure l'ulti. Che cazzo. Dai, dai. Dai, dai, è fattibile, è fattibile. Allora. Porca. Con Arizona, oh, sono contento. Sono contento. Gioco semplice, sì, sì, sì. Mamma mia. Porca puttana. Perché para la merda. Allora è questo. Questo. Sì. Devo farla a pezzi. Devo farla a pezzi. Questa roba, perché è tutta di fila. È tutta di fila, madonna. Sì, ho capito, perché cazzo pari? La para. Scusa. Ma forse perché le prime... cioè, più tu colpisci un bersaglio e più gli si aumenta il tempo di stagger. Perché queste sono cose pure che deve entrare molto nell'ottica di gioco. Cioè, lui adesso... questa roba qua, se riesco a farla, la riesce a parare perché prima non c'è stato questo? Devo farla ancora più veloce. Ah, cazzo, è proprio mentre do la seconda freccia faccio il colpo. Porca. Eh sì, mentre faccio la seconda freccia devo dare il colpo. Porca troia, quindi questo... mamma mia. Che figata. Che figata. Eh sì. Madò. Madò. Vabbè, basta. Bisogna andare dalla nostra cara Oga. Come memorizzare e premere sequenze di tasti che attivano animazioni che permettono, se fatta alla distanza giusta all'avversario, di abbassare la barra della vita fino a farla azzerare? Questa è la tua ricerca di Google? Probabilmente. Però madonna quanto... io non pensavo mi prendessero così tanto i picchiaduro, eh. Onestamente non pensavo mi prendessero così tanto. In realtà Street Fighter. Eccoci qua. Fatemi capire. Fratello e sorella. No, mi sa che dobbiamo fare per forza le cose. Anni di studio sui picchiaduro. Ma magari esistesse qualcosa del genere. Ce l'avrei tirati più che volentieri. Mortal Kombat ci giocavo tantissimo con un mio amico. Però appunto è quel giocare del tipo che tu vai a casa di una persona, ti cominci a menare, ma non sai effettivamente quello... che stai facendo. Cioè li ho provati un po' tutti, tra Street Fighter, sì, Street Fighter, Mortal Kombat, come si chiama, non Soulsblade,
Quello lì, non mi viene adesso il nome, Tekken, anche Smash tanto. Vabbè, è vero, abbiamo incontrato il tizio che faceva yoga. Firelina, benvenuta per la prima volta, Dedupo. In chat. Qua... Che cos'è? Wario sotto steroidi? Che cos'è? Soul Calibur, grazie Foss, madonna, c'ho i nomi a fanculo. Ah. Invece io mi aspettavo proprio questo quando ti ho visto giocare Wulong. Dici che mi ci impuntavo brutalmente? Sì, che cosa vuoi? Tu combatti, vedo, si vede dallo sguardo. Partecipi al torneo con chi sei e da dove vieni? Metro City? Quindi sei con la Mad Gear o con i Corvi, giusto? Quale delle due gang rappresenta la città? I Corvi, ovviamente, cra cra. Ehi, non ci provare nemmeno, furbacchiona. Per quanto ne so, non hanno ancora scelto un campione. Se vuoi partecipare al torneo, devi aspettare che i rappresentanti venga deciso a Metro City. Se invece vuoi assistere, devi farti i fatti tuoi finché non iniziano gli incontri. E se non vuoi fare nessuna delle due cose, smamma. Va bene. Ah, c'è cioè proprio così brutalmente. Buonasera, Star. Come stai, bello? Benvenuto, benvenito. Madonna! Riccardo! Enorme! Giganterrimo! Va bene. Quindi adesso devo tornare di ritorno a Metro City. Torniamo a Metro City? Sempre sti cazzo di viaggi, non ci sta niente da fare. Ah, ok, sì, quella è una cosa che se una roba mi attira Kyle sono anche pronto a mettermici dietro a masterarla. È una cosa proprio che mi piace quando entri nelle meccaniche di gioco. Ragazzi, mi deludete, che cosa è successo? Ah, General Kenobi, lo so persino io. Chi cazzo è? Li Fan, che vuoi? Ok, finiamo sti messaggi. Sei di nuovo in città, hai scoperto qualcosa sull'Arena Neshal, hanno creduto partecipassi anche tu, capito capito, sai cosa significa Leech? Per la tua bravura basta guardarti per capire che lotti, ma potrebbe essere un'occasione d'oro, la mia idea è... E se riuscissi veramente a infiltrarti nel torneo sarebbe una miniera di informazioni, lo so che è un fastidio enorme, ma dovresti negoziare con Thrasher o Thrasher. Se riuscissi a rappresentare la Mad Gear potresti farcela inserirti, va bene. Quello sì, Kyle. Mi hai raggiunto sì, perché purtroppo col fatto che lo devo portare in live vado veramente a rilento. Va bene. Però da Thrasher siamo di notte, eh. Dai che voglio usare la mossa di Marisa, cazzarola. Che finalmente ho l'ulti di Marisa con Oga. Madonna, mi emoziono. L'ho visto, Rashid. Nome più standard che potevano mettere per un arabo. Però, chi ci sta qua giù? C'è un maestro? Che vuol dire c'è un maestro? Kimberly. Ah, ma sta sul tetto. C'è Kimberly sul tetto? Sì, l'ho preso. Poi per provarlo bisogna attendere un buco. Forse stanotte. Ciao, Capitan Marvel. Più o meno, questo in realtà è Capitan Capcom. Domani serie su Grimm. Di sabato, brutalmente. Kimberly. Oh, ma che bella, sta in tenuta tipo da riposo. Ma che figa, perché quella è tipo magari la sua tenuta da supereroe. Oh, ehi. Mi ricordo di te dall'intrusione dell'edificio del Sirn. Sai, se vuoi costituirti, c'è una stazione di polizia là sotto. Voglio parlare con te. Ah, sì? Ci risiamo. Fammi indovinare, hai incontrato un ninja star di talento mentre cercavi di entrare. Ora vuoi imparare anche tu quello stile. Vedi, capisco bene, anch'io prima del mio successo ho iniziato così, ma non posso lasciare che una persona qualunque agisca nel nome dei Bushin Ryu. O Bushin Ryu. Quindi devo prima vedere cosa sai fare. Fai quello che ti dico e copia le mie mosse. Credi di farcela? Full speed.
good job, huh? Gotcha. You weren't bad, though. We'll give you a passing grade, okay? Mo lasciamo perdere il sopra le righe, perché là si sarebbe dovuta sfracellare come un pacchetto di patatine, no? Però parlo da persona che prima faceva un po' di parkour, ragazzi. Cioè, quella sensazione di quando atterri di puro peso, che tu senti proprio i nervi dei piedi. Cioè, tu senti sta scossa che parte da tutti i piedi verso l'alto. Dio, che dolore! Che poi, madonna, madonna, ti addestra Kimberly, brutta vacca. Che ho incontrato per adesso? Penso un po' tutti, mi mancano tipo due, tre personaggi, forse quattro. Sì, esatto, è proprio una roba, è bruttissimo perché senti tutti i nervi che sfriccicolano. Madonna di Cristo. Comunque sì, Arlo, che abbiamo un nuovo mod, visto che meno due ce l'abbiamo poi quando vai a dormire anche tu. Vabbè, lo sprint. Genius at play, Shuriken Bomb. Questa è molto figa. In realtà pure ho fatto le sue di challenge delle sfide, perché voglio capire anche chi ho contro. Lei è molto molto divertente da utilizzare. Lei è un sacco divertente. Madonna che dolore. A parte che Oga comunque è un mostro, perché si è lanciata da un palazzo. Gliene è sbattuto un ciolo. C'ha roba nuova da vendere. Vediamo quale orribilezze c'ha. Ormai solo un modder. Tutta la chat è modder. Poi ho detto, vabbè, Kyle sta sempre qua con noi. Perché no? Gnom. Ti prego. Aspetta, però... Oh, vende roba più intrigante, eh? Non mi piacciono molto, più che altro, Sans. Non mi piacciono molto. Allora, questi proprio per il foot fetish. C'ha qualche... questi non sono sandali. Questi sono decorazioni per i piedi. Non sono sandali. Non chiamiamoli sandali. Cioè, comunque, questo vende roba più bella di quell'altro. Ma a mani basse... Oh! Ma no, dai! Ma questo veramente... Ma figata! Bello! Dove sono i sandali? Si sono consumati a forza di fare combo, ma per forza. Anche perché... Esatto, sotto non c'è un cazzo! Sono sandali! 10 su 10, fate la foto ai piedini di Yoga, piedini. Cioè, avrà 42 di pietre sta donna, però. Dettagli... Scusa, ma dov'è Thresher? O è da qualche altra parte che non sto capendo io? Thresher non sta di notte. O non lo sto vedendo? No, mi sa che sta di giorno. Può essere. Tanto dovremmo prendere anche lo stile di Jamie. Andiamo un'altra volta da Jamie, vai. O l'avevamo già fatto. Fatto. Chiamate Peppe Fetish. No, non so se gli piacciono i piedoni di Yoga. Anche se... Fa finta di essere un Dalish. Così ci ricolleghiamo anche a Dragon Age. Corri, corri, salve. Quanti? Così vogliosi di morire stasera. Che c'avete? Madonna. Però voglio impararmela, onestamente, Julie, perché mi ha intrigato un bot. Eppure Kami. Tier list piedi Street Fighter. Dalsin. Piedi Yoga. Incredibili. Mi piace osservare la città da qui, perché mi fa sentire un re, non dire sciocchezze. La città è piena di persone diverse, persone buone e cattive, intelligenti e crudeli, forti e deboli. Vabbè, capitan, grazie. Madonna, che capoccia piccola che c'hai. Vabbè, detta. Idee di persone che vogliono sistemare. Per questo rimango qua a guardare. Anche tu sei qui per lo stesso motivo, no? Per agire con la mia guida facendo la stessa cosa. Non preoccuparti, non devi rispondere, anche se non ti senti così ora, prima o poi capirai. This way. Ma mi fai diventare Hogan alcolizzata. Congrats. Sì. From now on you can tell people you are student of the great Jamie show. Once you knock that back and make it official anyway. Sake. Just relax. It's not booze. Trust me and take a swig.
It's a family-made herbal drink that really boosts your energy. You like that? Bet it woke you the hell up. Down the beats, not anyone else. Ma lui veramente quindi è tipo lo stile dell'ubriacone? Davvero? Certo, buttarsi giù una ciotola che è così brutalmente, Oga, tu domani il fegato non ce l'hai più. Ma dettagli. 35 nemici nella piazza che ti puntavano, ti capisco, Star. Veramente in India lei è un puttanaio. E troca, succo di fagioli senso. Cosa ho letto, Sans? Che cos'è quella roba? Non ci provo. Sono belli di idee. Sì, ma allora, ste cutscene più ogni stile di combattimento. A parte che i personaggi ci si buttano dentro perfetti. Ma sono proprio belli, sono proprio belli. Gli occhi gialli di Yoga. Sono perché adesso ha un problema al fegato. Sì, è la cirrosi, brutalmente. Ora ti a destra Jamie, avrai a disposizione lo stile di Jamie con le sue mosse, va bene. Buonasera, non so che, come stai, è bello. Bakai. Ecco perché sto stile è un puttanaio. Quando lo affronti, perché praticamente... Cioè, lui può variare dove ti attacca con ogni attacco. È quello? Cioè, lui ti può andare di pugno, di piede, di special, quindi è, o è sopra o è sotto, e cazzi e mazzi vari. L'effetto cambia a partire dal livello di ebbrezza 4. Tre attacchi usando i pugni, no, sono tutti i pugni. Si può trasformare in una sequenza di calci ad attacco inoltrato. Il tuo livello di ebbrezza salirà quando tutte le parti... Ok, no, si può trasformare in calci. Cos'è quella cazzo di striscia di lettere? È a quanto pare sono le sue combo. Mi sa che quello tra parentesi è quando sta a livello ebbrezza 4. È un'equazione, dobbiamo risolverla. Però cambia anche il mio PG. Se il mio... Aspetta. No, questo va visto. Dov'è? Sì, va bene. È fatta, ragazzi. Si è fatta striscia di coca fortissima. Prova. Ah, no, non ce l'ho la trincata, mi sa, vero? Scusa, che poi è questa cosa? Sì. Vabbè, aspetta, buone, calmi tutti. Hashtag la droga, striscia di cocaina. Ah, Dio, madonna. Scusa, non me l'hai data ancora il coso per ubriacarmi? Peccato, a meno che non sia un'abilità speciale. No, devo sbloccarla, perché se cambia anche il PG quando vanno avanti i vari gradi è una figata, però avrebbero dovuto fare tipo una sorta di variant per ogni capigliatura e compagnia, non credo. Va bene, ci siamo presi anche quest'altro maestro. Andiamocene a runficchiare. Pensavo fosse di notte il nostro caro tizio della mafia, della Mad Gear lì. Va bene. Il risultato è solo uno stronzo, signori. Per quanto riguarda Jamie, sì. Io veramente lo odio, lui. Cioè, in realtà, il personaggio mi piace anche un botto. Odio chi lo usa. Chun-Li? Sì, ma quello stronzo di Thresh non dovrebbe stare qua. Non è che lo devo... Scusa, ma mi hanno sempre messo gli indicatori, adesso senza. E allora, aspetta. Allora, vabbè, facciamoci il giro di giorno. Tanto sta qua dietro. Ogni tanto ci sto chiacchierando ed è figo che ti parla anche del fatto che è un soldato modificato, che era un... Vabbè, credo non puoi non diventarlo. Ti parla della sorella e tutte cose. Molto molto bello, perché quelle l'hanno messe semplicemente per farti conoscere i personaggi. Se tu sei una persona nuova che non sa un cazzo di Street Fighter, loro ti parlano della storia essenzialmente. Ed è una figata. Lui non dovrebbe essere qua sopra. L'ultima volta che ci siamo stati.
No, perché qua c'è quest'altro. No, c'era un altro vicolo di merda. C'era un altro vicolo di merda che non mi ricordo. Non è di qua. Era dove c'è la battona. Però la battona ci sta solo di notte. Io continuo a chiamarla battona. Più vicino... Ah, sì, è qua giù, mi sa. Allora andiamo di notte, perché la battona c'è solo di notte. Giustamente. Pipipi. Cominciamo a chiamarla Rimastina. Chi? Cammi o la battona? Ovviamente non è insulto per le donne. Dato grazie per il support con le pubblicità anche chi ha fatto l'abbonamento. Perché scappi? Perché sono di livello 50? Allora, stiamo giocando di recente a fine live, cioè in realtà la volta scorsa abbiamo fatto qualche scontro, però in futuro sì. Cioè qualche anche party game brutale mi piacerebbe farlo, ma anche quelle cose semplici che la gente magari joina e via. Sta qua dietro. Battona Kun. Eccola. Salve. Quello c'è stato una volta, Harlock, due anni fa, due lunghissimi anni fa. Thresher. E ho capito, ma potevate mettermelo un cazzo di indicatore. Te l'avevo detto che ci saremmo rivisti, hai seguito la scia di briciole fino al torneo di Neshal, no? È proprio come pensi, i soldi dati ai superstiti dello Shandalu erano praticamente la quota di iscrizione al torneo. Anche tra l'altro poi, andando avanti con vari personaggi e cazzi e mazzi, ho capito che sta cacchio di Shandalu praticamente era... il main antagonist del tempo e creava sti soldati geneticamente modificati tipo Cammi, credo pure Foot Fetish che adesso non mi ricordo. Magnifico, sì, piano piano si fa tutto piano. Ma le cose della Mad Gear non stava alla discarica, quello anche, però dobbiamo cercare lui che è il capiglione. Porco due, ma è davvero una battona? No, è che è vestita come una rincoglionita, però più o meno sì, la nostra cara Yuri. Erano praticamente la quota di iscrizione al torneo e sono proprio quelli che Boce si è intascato. Puntini puntini, se ce la caviamo bene al torneo la Mad Gear tornerà in sella e tu avrei scelto proprio te come rappresentante della gang. Per questo abbiamo fatto rapire la ragazza, quindi mi fa molto piacere che vuoi partecipare e noi va benissimo. C'è solo un piccolissimo problemino. Ovvero? Hai presenti i corvi? Quegli uccellini Quegli uccellini spellacchiati si stanno volando tra i piedi. Come sempre, sì, è sempre la solita storia. Dicono che saranno loro a mandare il campione per rappresentare Metro City. Quei volatili stanno ficcando il becco dove non devono. Basta fare ste cazzo di battute! Sei cringe! E gliela faremo passare liscia col cavolo! Ed è qui che entra in gioco Tulich. Dovrei andare a fare due gracchiate con i corvi. Appena chiudono il becco a quegli uccellacci... Appena chiudiamo il becco a quegli uccellacci, rappresenterai tu Metro City. Il nido dei corvi. No, poveri corvi, adesso lo picchio. E dobbiamo andare a sterminarli. Il covo dei corvi è nella zona ovest della città. Si sono installati in un edificio prossimo alla demolizione e hanno fatto la loro base. Sì, lo so, ci sono passato avanti tipo credo 7 volte. Harlock, un ictus. Quello è un ictus, te lo dico. Ah, che tanto abbiamo ancora il focus pure di Axel e di Gretima. Vabbè, vai avanti. Hai scritto così poco. Quindi le due gang più grossi di Metro City, un botto di teste di rava che si danno le botte. Avrei voluto un posto in prima fila con un sacchetto di popcorn. Oh, fammi indovinare, ti stai chiedendo come faccio a saperlo. Mai sottovalutare la rete di informazioni di un footuber. Ma nel senso... è davvero un salto nell'occhio. Un sacco nell'occhio. Come faceva a non averlo sentito? Comunque sei contro i corvi, giusto? Ti conviene prepararti bene. Qualcosa mi dice che arriveranno un sacco di richieste d'aiuto da tutte le parti. E non parlo solo di Metro City, ma anche di Neshal e altri posti. Io fammi indovinare. Ti stai chiedendo come faccio a saperlo? Guarda, eppure io spero che ti prendi un ictus. Io lo capisco e basta. Allora, prendila con le pinze. E non venire a piangere da me se sbaglio, ok? Vabbè. Picchio perché non c'è. Ok, questa non mi era arrivata. Sì, ogni tanto questo Sans deve scrivere 75 messaggi. Mi dispiace, non so che tu mettigli una supposta, magari si calma.
Barungak dei corvi. Sei nel quartiere generale dei corvi, che diamine sei? Cosa, sei della Mad Gear? Non ci succede spesso che un vermiciattolo dei nemici si presenti all'ingresso con questa calma? Secondo me non hai tutte le ruote a posto, ma passa pure comunque se vuoi diventare un mangime per uccelli, chiaramente. Se fanno un'altra... Guarda... Beh? Ah, pensavo... Avevo letto 55. Madonna. Dove siamo? Vaffanculo. Sta cazzo di... Di capriola. È stato... Si è fermato, sono contento. Porca puttana. Kamagi dei corvi. Vi stermino a tutti, penso sia questo l'obiettivo, no? Eppa. Ha capito, ma che c'avete? Siete un po' calmi. Cioè, nei shell sono delle bestie di Satana. Non stanno fermi un cazzo di... Un cazzo di attimo. Qui invece sono proprio passivi. Passivi, passivi, passivi. Ma tanto ho sbloccato la terza barra della vita. C'è un... Picciolino lì sopra. Piccolino. Cara. No, ok. Non devo sterminarvi a tutti per adesso. Cagbye. Basta. Droppate qualcosa di uni... No. Va bene. Stai a cuccia. Ci arrivo fin laggiù? No. Il range è quest'altro. Bravissima. Non mi ricordo come si fa l'altro scutum. Me lo sono appena dimenticato, ragazzi. Ah, così. Ok. Brava. Oh. Stai ferma. Dio Madonna. Sì, un one man army star. What's with the racket? The hell's going on? Oh, boss! I caught some Mad Gear punk trespassing. Ouch. And stop calling me boss, okay, Chandy? It's Mr. Rudra. Understood, Mr. Boss Rudra. But you've got to call me Chandy Pop, then. All my friends do. We'll talk later, okay? Who in the blue hell are you, and what are you doing on our turf? We got a real fighter on our hands here. She wants in on the Night Shell tournament. Hmm. Is that a fact? I tell the organizers we're sending one of our own to the tournament, and then Thrasher scrambles like an idiot and sends you here, huh? Hmm. Was gearing up for a good brawl, you know? Now we got ourselves a bona fide main event. We got the Crows versus Mad Gear. You go round up four of your best. This has been a long time coming. We're gonna find out which one of us is worthy of repping Metro City. Tell Thrasher to get ready. The Crows will be waiting. Allora, esteticamente è molto figo, però sì, è tipo Dalsim The Wish. Ma infatti lei dice, prendi compagno, non posso farlo da solo. Porca Eva, mi dispiace, non so che. Metti un po' di ghiaccio. Aspetta che qua ci stava una roba nascosta che tipo la vedevo da 7000 anni. Sta qua dietro. Eccola. Toglietevi. È da un casino di tempo che voglio prenderlo. Non pensate male. Non pensate male. Tanto ormai è finita. Qua sopra c'è qualcosa. Tomahawk. No, non ci si può andare. Dalsim senza yoga. Sì, senza i superpoteri del divino. Dove devo tornare? Lì. Vabbè. Ok. Però è un peccato, eh. Cioè, l'unica cosa che spezza veramente il World Tour è sta roba.
Cioè, il farti costantemente sti micro viaggi a destra. No, non mi sa che non è qua. Fate tutti sti viaggi inutili. Invece mi sa che era lì. No, invece è a fianco. Salve, arrivederci, arrivederci. Yoga dance. Madonna, tanto Dalsim vorrei pure un attimo impararlo, perché sembra molto divertente da utilizzare. Credo sia un puttanaio. Tra l'altro, appena ho un attimo di soldini che posso tirarci, mi compro un bel paddone di quelli per usare il classici. Non vedo l'ora. Uno scontro a squadre, ma fammi il piacere, dai, vabbè, alla fine perché no. In questa città se qualcuno vuole sfidarti tu accetti e poi gliela fai pagare di brutto. E indovina chi sarà a capo della squadra? Proprio tu, Lich. Ora vai a recuperare dei lottatori. Che vuol dire? Reclute a go-go. È ora di non dare i compagni per il torneo di squadra. Non puoi cambiare lottatore dopo averlo scelto. Quindi ascolta bene quello che ti dice. Quindi ascolta bene quello che ti dice prima di decidere. Scusate, ma devo chiamare i miei maestri? Esatto, cioè io arrivo con Marisa e con Chun-Li e vaffanculo. La storia finora è che noi siamo letteralmente una persona alla ricerca della forza. Cioè vogliamo capire qual è il senso del combattere, del perché combattiamo e compagnia. Penso sia tipo una sorta di strada di come noi siamo diventati come Ryu, Chun-Li e compagnia, ovvero lottatori leggendari. Bravo Star, bravo Star. Anche se io, vabbè, a parte che se conviene prima farti il 2 del 3. Se vuoi prendere terapia che trovi delle persone, assicurati che non siano schiappe totali. I miei terapie di sì, ma anche no. Considera che sei, li hai praticamente fatti tutti a pezzi. Gira il mondo per diventare più forte, giusto? Ho sentito che ci sono un sacco di fissati con la lotta che si allenano su una montagna in Nishal. Ah, no, ok. No, io allora aspettate. Io ce provo. Perché non credo sia... penso sia cheating potermi portare i maestri. Però, magari Marisa, che sto al massimo con tutto, mi dice, ma andiamo, sì. Ti prego. Che tanto Marisa, alla fine della sua quest, vi fa anche un gioiello unico. Che è molto bellina. Puoi venire con me? Tutto bene? Sì. Va bene. Ci voglio provare una volta live a batterla in troupe. Madonna mia. Spana. No. No. Che puttana. C'ho l'upper end. Sì, non gli faccio un ca... No, questo è veramente il boss finale, Marisa. Mia. Nye. Devo giocarmela veramente di... Dio, madonna. Le... No. Quanto cazzo fa male. Ah, dice un topo non è un... A match for a lion. Cioè, dice un topo non può affrontare un leone. Porca puttana. Oh, mi ha fatto una combo di quelle fighe. Stai calma. Stai calmissima, Marisa. Mio. No, cazzo, pensavo di averla calcolata bene. E invece niente, stavo un pelino fuori. Sì, ho capito. Madonna. No, aiuto. No, no. No, no. Calma. Calma, Marisa. Calmissima. Senti. Le. La uso contro Marisa. La cazzo, la parata. Porca puttana, sono morto. Invece... vabbè, me lo merito. Me sta di letteralmente... Aspetta, la faccio vedere io come si fa sta cazzo de mossa. Vaffanculo. Ah. No, no, Star, ormai questo è farsi distruggere dalla propria mammi. Va bene, vabbè, però dai, questo sarà il nostro veramente finale di serie. E andiamo a Old Nishal. Che tanto qui ci sono altri due maestri. Chi me manca? Era da tanto che non bevevo una bevanda energetica. Buona, buona. Senza zucchero, perché sennò infarto.
Sì, il San 63 è vicino, però ci dobbiamo proprio pure potenziare. Senta, lei se ne può andare pure a fanculo. Questa secondaria poi la facciamo. Stasera trama. Stasera terama. Ah, quindi posso finalmente andare per quel buco che ogni volta che mi ci avvicinavo... No. Stop right there. Devo fare il giro lungo, va bene. Signori, segnatevi questo giorno. Dobbiamo salire lì sopra. Qua c'era un buco da qualche parte? O me lo so... No, ho sbagliato proprio viva. Viva, via. Avete visto, sì. Si va avanti di trama. Più che altro perché le secondarie sono veramente molte volte. Fai questa cazzatina. Vai a prendere un oggettino. Quindi... Ok, fino a un certo punto. Non c'era un buco qui. Eccolo lì. Sono sbucate secondarie a random. Adesso posso passare qua. Allievo Monaco, fatevi i cazzi vostri e campate 100 anni, eh. Ma cosa? Ma chi sto andando? Bao. I sense your search for powerful fighters. You won't be disappointed. Lui mi ricorda tantissimo... Come si chiama Mask? Di Ultimate Muscle, che si metteva a fare le flessioni in quel modo. È stato corrotto tipo da quella roba che iniettano i tizi da Shandalu. Perché non ho letto di sta roba. È quella roba con cui li potenziano? Credo. Forse. Non lo so. Tutti e due, ma che cazzo è successo, bro? No way. Un classico. Ultimate Muscle, sì, che si metteva a fare le flessioni fino a che non moriva su un dito quel tizio, non ho mai capito. Che vergogna, quello era il cacciatore di lottatori di cui tutti parlano. Era un baranza potenziato. Molti combattenti che si stavano allenando sulla montagna sono stati picchiati da lui. E si dice che partecipi anche al torneo di lotta dei bassi fondi. Assistere a una potenza del genere a battersi su quei lottatori è stato assurdo. È proprio un fuori classe. Beh, secondo me mi sembra dopato e drogato al massimo. Eh sì, ma perché gliel'ha devastata, Sans. Cassi contro Riccione, Ganda. Al diavolo. Quell'idiota con la testa di cartone è uscito dal nulla e me l'ha fatta vedere. Ha usato delle tecniche fuori di testa. Penso l'abbia chiamato psycho. Qualcosa tipo? Una roba che c'entra col chi. Eh sì, mi sa che è molto simile a quello che c'ha Yuri, no? Credo. Prima di andare di là, andiamo di qua. Fatevi i cazzi vostri. Madonna, mi spacco le tempie. Eh sì, penso sia tipo... Magari quella è più proprio bevanda a bevanda, ma magari è collegata. Ma perché stavo leggendo bikini. Stavo proprio leggendo sta cosa che la Shandalu, sta società, insomma sta cazzo di roba criminale che c'era prima, li potenziava con sta roba e compagnia, ma li faceva impazzire. Anche perché pure Yuri non è che è propriamente sana, eh. Bella. Per carità del cielo, ma non è sana, prova. Ma in realtà ce l'ho già addosso un bikini. Eh sì, è lo stesso. È lo stesso bikini. Fa cagare. Bruttissimo. Però va bene, in India, in una cazzo di caverna, un bikini, brutalmente. Si chiama proprio Psycho Power? Sì, Cammy è molto tenerina, è molto imbarazzina, infatti la adoro. Ah, cioè proprio così, campione con scatolone. Figata. Fai la tua carica. No? Oh. Counter aereo. Madonna, quanto è veloce. Ma che figo. Ma questo è unico. Questo non c'è un combattente che fa ste cose. Forse DP c'ha qualcosa di... JP c'ha qualcosa di simile, ma...
Ah, cazzo, volevo counterarti. Vabbè, un supereroe. Direttamente da Tekken. Oh. Minchia, quanto ci mette a farla. Devo abituarmi al ritmo. Perché c'ho il ki di Chun-Li? Sappi, Jorak, che per me... Ah, ti spacca pure la difesa. Per me è turco sta roba, cioè. Io perché ho visto i colori simili ho detto, vabbè. No, lui c'ha varie mosse di tante persone. Perché... Cioè, c'ha tipo un moveset... ho capito. Madonna. Allora, aspetta, usiamo un focus di Axel. Usiamo un focus di Axel. È un occhio artificiale che la potenzia le abilità. Ecco perché quando ulta fa tutto, gli si illumina l'occhio e cazzi e mazzi vari. Era un po' bugghicciata la... Era un po' bugghicciata l'Oga? O era strano proprio... Perché hanno voluto fare sta cosa in prima persona, magari. Che sono tipo proiettili, li usi quando vuoi. Ah, sono quelle cose che quando fai il piedino li carica. Sì, sta cutscene era un po'... Perché hanno provato a fare sto pop di lui in prima persona. Però c'era Oga, che stava ancora in stance, ma guardava da un'altra parte. Cioè, guardava proprio da un altro luogo totalmente. Va bene. Ah, abbiamo usato il focus di Axel. Abbiamo usato il focus di Ramesh. Un uomo che dalla caccia ai lottatori mi ha fatto sedere a strisce. Era sbarro di Dio, senza dubbio, ma giurerei di aver percepito una certa fragilità in lui. La prossima volta non perderò, ci mancherebbe. Comunque, cosa vuoi? Ah, quindi cerchi i lottatori per uno scontro a squadre. Non credo di sarei molto d'aiuto in questo stato pietoso, purtroppo. Ti conviene chiedere a qualcun altro? Vabbè. C'è un lemure qua. Ma basta? Cioè, sono venuto qui per andare nel Grand Canyon. Salim! Questa strada porta al Monte Vashal. In circostanze normali potresti percorrere a cavallo, ma ora non è possibile per i lavori. Mi dispiace dirtelo, ma è bloccato al momento. Dovrebbero riaprirla a breve, però. A quell'altro non gli ha detto niente, perché sennò gli faceva un culo come un taralluccio. Ma qua ci sta un lottatore di quelli fighi! Oh, oh, oh! Va bene, qua abbiamo già fatto. Però è un peccato, perché ste quest sono proprio vai lì e fai le cose. E basta. Uè, Lixio, sono io. Ti stai divertendo a scalare la montagna? Comunque, mamma mia, comunque qualche dritta per te. Per prima cosa i tuoi avversari. Abbiamo scoperto un po' di roba sul primo tizio. Sembra bello tosto. Dove fare molto più di suonargliele e basta. Adesso ti do qualche info su chi sarà dalla tua parte. Pare che i miei uomini ti abbiano selezionato qualche candidato. Per una volta non sono stati del tutto inutili. Mi fa piacere. Dico sempre che se vogliamo contare veramente devono diventare più tosti. Se è col cacchio che succede. Comunque diamo un occhio. C'è un tizio nei bassi fondi. Un altro a Old Nashell. E un'altra persona a Metro City, pare. Scegli tu da chi vuoi andare. Ma vedi bene prima di decidere. Comunque ci si becca. Ma perché ne posso portare uno o ne devo scegliere quattro? Perché io avevo capito che era un 4v4. Madonna, il mio naso stasera. Tu che cos'hai? Giacca a vento. Ma Dio Madonna, ma gli volete far droppare roba extra, sti stronzi? Dio Cristo, droppano tre cose. Ah, ok, quattro squadre da due. Mi sono distratto. Devo parlare con tutti e scegliere. E stai, che cazzo. Che cazzo, quella si è teletrasportata. Sa fare molto bene yoga, a quanto pare. Ma magari mi potessi portare tipo Marisa. Apriamo il culo a tutti. Sei tu? Oh. Good.
Come dovrei nominarla quella roba? Ah, wah, wah! Posso fare qualcosa per te? Ho capito. Hai una luce particolare negli occhi, un anelito? Che brama di essere saziato con la lotta. Non c'è motivo di rifiutare un'offerta del genere. Questo è un cancro. È vero, è Dino con i sopracciglioni da Tekken. Shuaiahaha! Si scende in campo, devo fare versi. Riesco a seguire i movimenti fulmini, riesco a schivare i miei colpi. Tu sei Zangief, tu sei un cancro. Tu sei un... Allora, usiamo il focus di Gretima adesso. Ah, cazzo, potevo risfruttarlo. Questo è come devastare i... i main che fanno tutte ste prese, ragazzi. Saltate, anche se lui sta parecchio lontano. Vuoi continuare a spammare? Che bello l'attacco basso di Marisa. Puoi farlo soltanto da fermo. Perché boh. Vuoi sapere una sorpresa, Khan? Pic! Sono uno stile multiplo, stronzo! Pic! Pic! Ah, che bella sta cosa, madonna! Che bella sta cosa, Dio Cristo! Pic! Guarda un'altra cosa interessante. Questo si chiama... Eccolo qua che comincia. Vedi, non ti puoi avvicinare. A sti stronzi con le prese non ti puoi avvicinare. Non ci sta un cazzo da fare. Cioè, vedi, è la fine. Ma si possono counterare queste domande, ragazzi? Vedete che bello come si sposa bene. Però peccato che dice... è dea della caccia, non dice le stesse frasi di Marisa. Vabbè. Minchia, comunque fanno male. Fanno proprio male. Effettivamente il focus potrei usarlo così all'interno di Street Fighter. Quando lo prendete mi concentro sullo scontro. Alla fine durano tipo 2 minuti. Una vittoria meritata che rivale inarrispettabile. Non c'è nulla di paragonabile alla lotta. E la mia ragione di vita è anche la tua, direi. Il mio è stato davvero un bel viaggio. E poi mi hai permesso di incontrare altri lottatori validi come te. Il che mi ricorda dove sarà la mia maestra. Perdonami, ma devo andare a cercarla. Addio anima amica. Va bene. È tipo la risata di un personaggio di One Piece. Sì, sì, è tipo, come si chiama? Barba Bianca che ride gurararara. Tipo, una roba del genere. Va bene, andiamo da quell'altro. Posso passare? Cioè, perché mi sono fatto il giro, adesso hanno tolto le palizzate. Cioè, prima dovevano... Ma... Ah, perché c'è un cabinato della Capcom? La Capcom è ovunque. Attenzione! Da mini. Una pulse... Oh! 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 Quel coso lo voglio io! Dio Cristo! Quel coso lo voglio io! Quello è perfetto per fare tipo una sorta di Marisa! Vaffanculo, ma perché tutti sti robbi non stanno in giro? Perché ti ho fatto a lotta? Ecco, tu c'hai lo stile di quella scimmia bastarda. Mi dovevo avvicinare con il drive, ma lo finivo. Ah, cazzo. Affanculo. La scimmia, eh sì, il nostro caro Blanca. Ah, infatti, se volete... Ma quindi esiste un gruppo di soli dei modder? Ma davvero? Cioè, non la sapevo neanche... Cioè, la sapevo, ma non ci sono io in questo gruppo. Figata. Uno scontro a squadre?
Io sono Dine Shal, ma hey, partecipare alle scelte del rappresentante di Meadow City sembra uno spasso. Ho lavorato un sacco sui miei colpi, ogni santo giorno devo, senza fermarmi mai, ora di metterli alla prova. Ciononostante, sono sicuro che avrei altri candidati in mente. Vuoi proprio me in una squadra? Aspetta, infatti, fammi andare a vedere chi cazzo sono quest'altri. Sono per caso un io in realtà dovrei essere il re. Però, io capisco la cosa. Qual è il contesto? Che siamo nel mondo tipo forgiato da Street Fighter. Cioè, tutte le grandi, da quel che ho capito, tutte le grandi guerre, le cose, gli avvenimenti, quelli un po' più stronghi, sono stati fatti tramite le pizzettoni, esistono i lottatori leggendari, è un po' come Pokémon. Cioè, tutto gira attorno ai Pokémon, tutto è stato forgiato dai Pokémon. Ah, eri tu. Ma no. Esatto, è tipo Yu-Gi-Oh! No, ma bravi, sono contento che c'hanno queste cose, perché ogni tanto fanno delle robettine e stanno lì, i nostri modder tutti riuniti. Cioè, Hitler e Churchill che facevano a cazzotti, sì. Tipo, in realtà c'è pure qualcosa di simile, perché ho visto che c'è stava un vecchio cattivo. Ma io voglio la signorina, non perché è una waifu, No, assolutamente. Che cosa ve lo fa pensare? Però figata, immagino che voi che fate tipo i piani quando faccio delle robe che non sono state calcolate. Posso fare tipo... Devo fare il giro lungo. Quante animazioni! Eppure in calcio in culo! Ma vaffanculo! Ma vattene a cagare! Ma che è successo? Cioè non solo, la beffa pure la rottura dei coglioni. Ma vai a cagare. Bravi. Sono contento, Sono contento. Adesso si crea tutta una piccola sotto community dei modder. Lì. No, prendiamo la waifu. Prendiamo la waifu scimmia. La waifu scimmia va bene. A meno che a Metro City non ci sta qualcosa di meglio. Ma non credo. Però dove cacchio si trova sto minchia di top? Perché è perfetto per Oga. Sì, vieni con me. Io ci sto. Io spero che non dovrò usare loro perché mi stacco le palle. Hai trovato il primo membro? Ok, senti qua, il secondo avversario è diverso. Qui punta tutto sugli attacchi da lontano. Comunque, passiamo ai tizi successivi per la tua squadra. Ok, il primo è un nonnetto di Chinatown. Credo sia avvistato col Kung Fu. Cavolate così, c'ha lo stile di Chun-Li. Il candidato numero 2 è un agente delle forze speciali d'Inghilterra. Questa qua è la nostra cara Cammy. C'è un commento, non è sempre presente. Che cacchio vorrebbe dire? Scusa, vabbè. La candidata numero 3 è Elissa. La nostra Elissa. Wow, ha persino lasciato un messaggio. Ok, devi darmi una possibilità, non te ne pentirai. Mi sa che non capisce che la situazione qui è seria. Comunque ho già detto, vedete. Non me ne frega una mazza, riporta pure qui chi vuoi. Sì, mi sa che ti faranno utilizzare sti personaggi. Io spero di no, perché... Cioè, è figa la cosa perché ti fanno usare dei personaggi con altri stili di lottatori. Perché tu dovresti aver fatto un po' il toto, no? Però... no. Non... No. Semplicemente no. Dov'è la mia bevanda energetica? Che tanto questa bellissima dell'Eurospin costa 20 centesimi a lattina. Più o meno sto bevendo cancro liquido. Ma almeno mi fa andare avanti. E per rispondere di nuovo, non so che... Vedete, essenzialmente, it's all about the fight. Gira soltanto intorno... Ma... C'è il gioco per la PlayStation 5 di Strawberry Fight 6. Ma che figata, madonna. Poi chi caghi? Sì. Faccio l'acqua frizzantina. Buonanotte, Sanz. Grazie per essere stato con noi. Bello, dormi bene. Buon fine settimana. Ci vediamo lunedì. Non credo che settimana prossima salteranno su una live, a parte forse una, ma in caso la recuperiamo il giorno stesso di pomeriggio. Easy peasy. Fatevi cazzi. Ah, tu, la battona! Vediamo che cosa sai fare. Che stile hai?
De nessuno. Bene. Ecco perché ti dicono scegliti bene i lottatori. Perché se fanno cagare, fanno cagare. Si chiama Perry. Portiamoci la battuta. Magari avrà un... un glow up. C'è chi dei compagni che ti aiutino a fracassare qualche cane in uno sconto a squadra, è vero? Da quando c'hai battuto di brutto mi sono allenata per diventare la migliore, non sembra. Può pararmisi davanti a chiunque, schiaccio tutti come scarafaggi con la sicurezza di una campionessa. Quindi ti dispiace farmi scendere in campo, coach. Voglio dimostrare a Thrasher di avere la stoffa. Va bene, vieni. Che cazzo mi è spawnato addosso? C'era un harem di waifu. Che cazzo era quella roba? Stai trovando i membri? Corvi mi hanno mandato il programma per il torneo a squadra. Per ora riporta qui le chiappe. Ho roba, della roba da dirti. Scusa, che scusa, dei XP. Come faccio? Vabbè che questi sono del livello 7 XP che cosa, però... Caputtana. Via. Via. Ha prese, raga. non è, raga. Arlok, io con robe troppo difficili mi glitcho. No, ancora non l'ho giocato Final Fantasy XVI. Anche perché sta soltanto per PlayStation 5. Ed è un peccato, cazzo. Ed è un peccato. Infatti spero che esca anche per PC. Gnom. Pensavo ci fosse tutto quanto, invece solo PlayStation 5. Vabbè, perché l'ultimo sarà sicuramente lui. Come andate? Ho trovato dei duri pronti a fare a botte, più o meno. Cosa, te ne manca ancora uno? Che rottura colossale. Va bene, ho capito. L'ultimo membro sarò io. Bam, squadra completo. Lo faremo vedere al brutto a quei corvi. Fracassiamo con i cervelli di gallina una volta per tutte. Noi ci avviciniamo. Ah, noi ci avviamo. Vieni pure quando sarà tutto pronto e vorrei darci dentro. Vabbè. Spero presto, Arlok. Spero presto. Anche perché io voglio giocarlo un giorno, ma la mia PlayStation 4, raga, se la avvio più o meno esplode e mi manda pure qualche maledizione. C'è talmente tanta polvere e cancro dentro a quella roba che lasciamo perdere. Dov'era? Di qua. Mi si è impregnato tutto il baffo. No, sono sul tetto. Perché sul tetto? Perché siete dei corvi bastardi. Ah no, ecco, ho sbagliato io via. Così vecchia che ha sviluppato. Sì, sì. Mi manda a fanculo, mi fai dei timedi. Salve. Ah, ma tu c'hai un dialogo. Combatti con la Mad Gear, vai pure e sali le scale fino ad arrivare all'arena. Dei pivelli di basso rango potrebbero sfidarti, ma non sono niente di che. Considera un riscaldamento. Va bene. Io devo salire là sopra. Ah, perché tecnicamente era uscito una sorta di leak da una voce molto promettente che sarebbe uscito per PC. Però... Pensa che cazzo è un... uno zombie a Raven. Corvetta e Raven. Va bene. Ah, pensavo di averti predictato. Ah, Bloodborne ormai io ci ho rinunciato. Cioè, sta sempre qui nel mio cuoricino, ma... non ci credo più neanche io. No, no. Dai, non hanno fatto neanche la patch per la PlayStation 5. Immagina fa una cazzo da remaster. Sia mai. Fatevi cazzi vostra. Che campate cent'anni. Gnom. PS dei corvetti, i vostri danni li fate. Accuccia. Porca puttana.
È inizialmente calma, poi follia mischiata un po' di caos, perché Bloodborne ti schilla o nei parry o nelle schivate. Arrivederci. Però è molto 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 affascinante. Qua sotto c'era qualcosa? No, però lì sì. Delle miglia. Ma dentro una casa delle miglia. Ma ogni tanto sì. Magari ogni tanto a un certo punto è solo mostri lovecraftiani. Soprattutto nei DLC. Arrivederci, grazie per tutto. Va bene. E comunque si tippano, Si tippano. Questi si. Sì. Che cazzo era? Porca puttana. E tu? Anche la combo questa con il doppio pugno è molto figa, perché il primo attacco è alto, il secondo è basso e molti non se l'aspettano. Ma così spoiler, dire che c'è sta roba lovecraftiana in Bloodborne è come dire che Dark Souls è pieno di non morti. Cioè, è la stessa roba. Ma no, fatevi cazzi vostra! Vabbè, cioè, ci sarà qualche persona per farti riscaldare. L'esercito della salvezza, c'è. Cioè, l'esercito. Fatevi cazzi vostra. Gnom. Oh. Corri. Aspetta, Raven, fatti i cazzi tuoi. Nel buco. Se siamo fermi, sono come i dinosauri. Non ci vedono. Gnom. Sali. Caputtana. Corvus. What? Questo è il mio posto preferito, perciò col cavolo che mi sposto. Non si sposta. Oh. Pepita di rame. Vabbè, potevano dartela pure a sto livello di storia. Una pepita d'argento o d'oro. Infue. Mamma mia, che si brutto. Qua preparatevi a del gameplay di merda, Perché se ci fanno veramente utilizzare ognuno di loro è greve. Pare ci siano tutti i membri di entrambe le squadre. Io sono il referente per la nostra. Chi è il tuo Thrasher? Oh, sarai tu a combattere. Non vedo l'ora di vedere come andranno le finali, allora. Ottimo, diamo il via allo show. Utilizzare, kek. Ah, no, fanno da solo. No, Jorak, non me lo dire. No, non mi dire che mi fanno vedere uno scontro tra NPC. A prescindere da chi vince, niente rancore. E ora vediamo chi rappresenta Metro City. No, dai, che cazzo stai a di? Ma ho capito, ma fanno cacca. È ora di sfidarsi per determinare chi rappresenterà Metro City. La vostra Shandy si assicurerà che tutto proceda in modo onesto e corretto. Ora diamo il via al primo round. Fatevi valere, corvi. Damini! Vai che credo in te! Ecco. Vai! Scimmia bastarda! Staccagli le vene! Vabbè, penso sia scriptata per vincerla, spero. Guarda che cancro. Guarda che cancro. Oh, non gli va a fare il comeback, Gli sta a fare il comeback. Tiragli un mozzico. Va bene, dai, buono. Madonna. Ma perché, cioè, figa questa cosa, Pure figa, però. Non ti permette, Non ti pentirei di avermi scelto, non ho altro da aggiungere. Va bene. Le bestie. È Onda che parte come un salame duro. Meana.
Grrr, vince. Grrr, mi ha ricordato Sid. Vabbè, vince la Mad Gear. La vostra Shandy è qui per garantire che il torneo si svolga in modo onesto e rapido. Chi riuscirà ad avere la meglio nel round 2? Quei figoni dei corvi o i perfidi Mad Gear? Non te ne pentirai, cheat. È tipo, madonna, lascia perdere JP perché... Cioè, se lo colpisci si è annullato, ma JP è tipo... Lasciamo perdere. Lo spam tra gli NPC, ho visto tutto. Ma il bello che 2 secondi fa star... Non te ne pentirai assolutamente, fratello. No, infatti, che cazzo volevo pure io da una senza stile? Perché secondo me è per quello che lei ha perso. Cioè, lei ha perso perché non ha nessuna mossa che l'IA gli fa usare per schivare quella merda. Cioè, lei è standard. Non l'ho letto. Che aveva detto, cracca, i corvi ne escono vittoriosi. La battaglia per determinare chi rappresenterà Metro City si sta animando. Si va a round 3. Ecco, damned. Della famigerata Mad Gear Gang. Non vorrei proprio trovarmelo davanti in un vicolo buio. Chissà se ci regalerà dei momenti trash o forse trasher. Ma nessun problema. La prossima combattente della panchina di corvi è proprio la sottoscritta. Esatto. Preparate una ghirlanda per la Mad Gear. Questa dea della vittoria sta per farle un bel funerale. Almeno questo para. Almeno non si è preso 18 chiavi inglesi in bocca. Diciamo che se noi avevamo la battona, loro hanno lei. Tu c'hai lo stile di Dalsim. Vabbè, era scriptato essenzialmente che dovevamo fare sta cosa così. Almeno la loro battuta schiva. La nostra è veramente a pesci in faccia e basta. Prima di iniziare voglio mettere in chiaro una cosa. Non mi importa quale sarà il punteggio da dare alla fine del torneo a squadre. Se perdo contro di te, in quel caso non potrei mai prendere... Vabbè, ok. Cioè, potevamo prendere pure a merda, vale solo l'ultimo. Mai rappresentare la città come se nulla fosse, la pensi anche tu così, quindi non me ne frega una mazza dei punteggi, giochiamolo il tutto per tutto. Io che cazzo ho fatto a fare la squadra? Ma dettagli, qua siamo veramente... Allora, un po' di concentrazione. Oh, quello è per counterare l'alto. Cazzo, mi ha fatto lui prima la presa. Oh. Vuoi fare qualcos'altro? Vabbè. Ah, pensavo di andarci molto più vicino. Che merda. Crap. Marisa, sì. Che cosa sto leggendo, tra l'altro?
Che ti tira un po' caricato, gli puoi tirare addosso Optimus Prime, non gli fai nulla. È l'unico modo per stannare, per togliere l'Hyper Armor a Marisa e quelle robe, è che devi fargli tipo, mi pare, o due o tre colpi. Cioè, se gli fai abbastanza colpi si stanna. In quale mondo videoludico vorresti vivere? Attenzione, dove si sceglie i poteri di un altro videogioco da avere, tipo mondo di suonare, poteri Infamous. Fatta così, di prima chitto. È difficile. È perché ce ne stanno troppi. Ce ne stanno veramente, veramente troppi. Fammi pensare. Vediamo, rapido. Così a cazzo. Qualche mondo fantasy che non mi viene al momento. Dragon's Dogma. Con il potere del non morto prescelto di Dark Souls. Ergo che posso livellare a spack man mano che uccido roba. Random. La parola di un uomo è sacra. Rappresentare Metro City sarai tu. Puntini puntini. La parola di un uomo è sacra. Siete tutti uguali. Stai dicendo che la parola di tutte le donne del mondo non... Ma oddio mio, tu sei proprio quel tipo di personaggio. Sì, ok, va bene. La parola dei corvi è sacra. Ora fila Neshal e partecipa a quel torneo. Contatterò gli organizzatori per dire che sei tu a rappresentarci. Oga contenta. Che schifo il mondo. Sì, quello del primo posso pure dire di sì, effettivamente. Speriamo nel secondo. Mondo di Zelda, potete Devil May Cry, alla fine. Anzi, no, effettivamente, sarebbe bello il mondo di Bayonetta. Così sono circondato da waifu. Da waifu ovunque. Poi ti prendi i poteri di Devil May Cry, non stai neanche così tanto fuori dal mondo. Va bene, quindi si fa il torneo. Madonna, ma sono ancora le 11:30. È quello il bello, Star. È quello il bello. Dopo che sopravvive Luca forma base. Pipipi. Buona passeggiata, Star. Doggo, ciao. Sì, ma aspetta, io dove cacchio devo andare? Ah, sì, devo scendere come al solito sotto. Secondo me sto torneo sarà greve. Perché qua nei Shal son pesantini. Son grevi. Lanciati, Yoga. Fammi giusto un attimo vedere che mosse gli ho messo, perché non me le ricordo. Ho messo il Kikoken, ma non posso mettere qualcos'altro. Magari l'Hadouken. No, non lo posso mettere. Posso mettere lo... No, però un proiettile fa comodo averlo. Un proiettile fa un sacco comodo averlo. No, vabbè, rimaniamo così, giusto? Facciamo sto livellino tattico. Quanti punti... No, c'ho 3 punti. Ho fatto il level up, è stato inutile. Però vedete, pure questa cosa dell'avere le mosse speciali selezionabili è tipo mezza inutile. Cioè, perché se voi state con i comandi manuali, questa cosa voi non potete farla. Perché appunto, il fatto che avete 3 tasti, 4 tasti, non ve le fa mettere. Quindi io queste cose non le sto prendendo, le ho tutte respeccate. Aumentiamo la salute. Aumentiamo la salute. Ci beviamo una pozza. E andiamo. Oh, le notizie sono già arrivate qui. Partecipi al torneo Leech di Metro City, sei con la Mad Gear. Ti manderò un messaggio quando il tuo incontro starà per iniziare. Aspetta fino a quel momento. Vabbè. Fratello e sorella, uè, preoccupata per suo fratello Bosch. Ah, c'è quella ragazzina e la sorellina di Bosch. Se scopri dove si trova, ricordati di dirlo subito a Wago. Un po' di fortuna, ci deve essere qualche indizio da queste parti. Ma quindi devo andare a fare quest'altra prima? Oh, sono spawnati altri 2 lottatori fighi, Rasso e Bunyan. Vediamo. Anzi, voglio fare il torneo. Fanculo secondarie, voglio fare il torneo. Leech, Kalima dice che è disposta a parlarti. Raggiungi questo punto sulla tua mappa dopo, ok? Neanche su Death Stranding devo camminare così tanto. No, no, fatevi gli affari vostri.
giustamente alla fine del ponte, così ci sgozza e ci lancia in mezzo all'acqua. Brutalmente, proprio di overdrive sui denti. Tu sei quel... No, chi sei? Sei scelema? Non so come cazzo si dice. La resistenza? Non ti dirò nulla riguardo. Sono solo una vecchietta, ma ero bellissima ai miei tempi. Sei bellissima anche adesso? Sei troppo gentile, tesoro. Ma guarda, hai fatto tutta questa strada per venire a parlare a questa vecchia. Giusto. Mi è stato detto di dare questa cosa alla prossima anima gentile che fosse venuta a farmi visita. Spero tornerai a trovarmi presto, tesoro. Una nota che esorta a far ritorno al ponte ferroviario di notte. La calligrafia ordinata fa pensare a un'anima gentile e amorevole. Non ho un luogo dove dormire io, o non lo sto vedendo. Flirt, sì, con la Granny. Con quale simbolo sono indicate le primarie? Quelle viola, o rosa, o che colore è. Le verdi... Ah, ok, cioè abbiamo sbloccato così i rifugi. Ci infiliamo dentro una casa random. Oddio, è vero, quindi c'è anche sta zona tutta di notte. Ci saranno altre 75 quest. Fatta la descrizione del torneo dei bassi fondi, la gang di tutto il mondo si batteranno in quelle... Vabbè, capito. Ok. Un riassunto dell'incidente via da Lifen. Documenti il presunto riciclaggio di denaro della fondazione Masters con i sussidi allo sviluppo a Neshal. Va bene. La gang di tutto il mondo... Le gang di tutto il mondo si batteranno in quell'evento. Appare che i vincitori verranno inviati a partecipare a un altro torneo a Neshal. Pensalo come un incontro preliminare. Ci sono dei giri molto loschi anche dietro al torneo grande. È il torneo di Suvalal. Gestito direttamente dal governo, proprio quello rimasto coinvolto in un attacco terroristico non molto tempo fa. Quindi sì, losco. Ah, quindi sì, losco. Gigi stessa ha indagato sull'incidente terroristico, l'ho aiutato e sono riuscito ad avere qualche info. Ti manderò un file con i dettagli, dacci un'occhiata. Cavolo, la situazione sta degenerando in fretta, fai attenzione, Leech. Vabbè. Quindi esiste anche di notte. Bentornato, Arion, mi dispiace. Questo è il bello dell'Italia. Oddio, sì, ci sta anche tutta la roba di notte. Figo, però porca puttana. Lezioni di Tintarella di Luna. Tintarella di Luna? No, non era quello. No, no. Madonna, ma che bello di notte. Figata. Ho sbagliato via. Devo cercare tipo sulle wiki dove posso ottenere quella maglietta particolare. Gliela voglio mettere perché oga voglio darglielo quell'aspello. L'aspetto da combattente. Non lo so, Harlock. Soltanto a farti viaggiare un po' in giro. Fine. Stai fermo. Però ok, hanno fatto due mappe grandi. Quella dovrebbe essere la tizia dell'altra volta. No, era una battuta. Ops, ho sbagliato. sono scemo, Harlock. Guarda che bella lei, mi piace un botto. Questa nazione non esisteva fino a poco tempo fa. Prima c'erano solo due nazioni vicine ed entrambi dicevano che l'altra era una loro regione autonoma. Era solo una terra arida e montuosa con poche risorse, niente che fosse di valore. Ma ora che è stata riconosciuta ufficialmente, le ONG devono fornirci degli aiuti internazionali. Io sono nata qui e ho deciso di sostenere questi aiuti al meglio delle mie possibilità. Pensavo che avrebbero migliorato le vite di tutti quelli che vivono qui. Ma era tutta una truffa. Il Monte Vashal è un luogo sacro, ma la ONG l'ha dissacrato per procedere con i loro piani edilizi. L'arena di Vashal si erge in tutta la sua gloria e sai cosa ci fanno? Ci hanno fatto JP, responsabile della ONG, ha usato il torneo di arti marziali su Valhall per il riciclaggio di denaro di un'organizzazione criminale. Capisci cosa sta succedendo? Le gang hanno istituito un giro di scommesse illegali nei bassi fondi e JP sta facendo la stessa cosa con tutta Neshal. La gang di tutto il mondo stanno mandando qui i loro lottatori e con loro una quantità esorbitante di denaro sporco. Il torneo a cui vogliono partecipare è solo un altro parco giochi corrotto dalla malavita. Da dove è nato il meme dello yoga? Non lo so, non so che... Fare yoga disturba i satelliti direttamente facendoli implodere. C'è Dalsim che fa spara una cosa. Perché calcola che ci sta un personaggio che è tipo Rubber, che dice è yoga.
Cioè, si spezza la schiena, però è yoga per lui. Si mise così a sviluppare Metal Gear. Sei forte. Ho cercato di impedirti di partecipare al torneo e ho fallito. Non cercherò più di convincerti a ritirarti, ma questa è la nostra lotta, la lotta di Neishal. Fermeremo JP. Ah, quindi quello stronzo sta qua. Anche a costo di morire, basta che non ci intralci. Va bene. Cazzo, volevo prenderti lì. Ah no, peccato. Vabbè. Torniamo. Yoga uguale vita. Sì, sì, yoga sono i poteri del mare di One Piece. Punch, avete i passivoni in sciala al tuo servizio. Io sono Punch, parlo a nome del consiglio esecutivo del Pancrazio Fuorilegge al quarto torneo di lotta a colpo basso. Come già comunicato, il torneo inizierà a breve. Richiediamo gentilmente la presenza di tutti i lottatori partecipanti. Attendiamo il vostro arrivo all'arena dei basifondi. L'evento dovrà durare un tempo considerevolmente lungo. Si raccomanda a tutti i partecipanti di prepararsi di conseguenza. Va bene. Questa bevanda energetica mi sta facendo tornare su tutto. Tutto. Fatevi i cazzi vostri e cammino 100 anni. Mi serve un vendor. Mi serve un vendor. Dovresti essere qui. Ce l'hai? No. Volevo delle cure, ma ha detto fottiti. Ora hai voglia di monster. No, fortunatamente la mia non è una monster, perché sennò avevo speso tanto. Questo è 20 centesimi. Andiamo a rifugio. Sì, esatto, guarda, se devi... Se no ti menano, ti distruggano. Devi farti 2 ore qui, mi raccomando. Oh, un tizio. Ma che cazzo. Ma vedi che c'hanno tutti questi equipaggiamenti fighi e io no. Ma vaffanculo. Porca puttana. Ma dove cazzo li trovo sti cosi? Io glielo metterei a toga lo spallaccio con la cosettina, perché quello mi sta di sopra, la maglietta. Dio madonna, ma che fastidio. Che fastidius. Corri, corri. Corri. Quante secondarie sono poppate in 2 minuti? Oh, l'hai ucciso tu? Bastardo. Fammi vedere se è spawnato qualcosa nel negozio. Vai a cercare il peso di Dalsim, perché calcola la quantità di energia necessaria per farlo fluttuare. Quello è lo yoga. Lo yoga è l'energia infinita. Se per sbaglio Dalsim tu lo attacchi a un generatore, lui ha vita natural durante, lo tiene attivo. Lì. Ancora tu. Ma poi con sta maglietta. Madonna, andiamo. Ah, sei di nuovo qui. Rappresentante Metro City per conto della Mad Gear, tutto pronto? Sì, andiamo, ora o mai più. E diamo inizio al torneo di colpo basso. Nostro caro Wario, sì. Ma dai, ma qua! Ma che merda! Potevano farlo di notte, sarebbe stato più scenico con le luci e tutto, no? Darius, Magdalena. Ma guarda che ce l'hanno tutti sta cazzo di roba. Che fastidio. Hai fatto un salto al dinner di Dora dell'arena più a nord dei bassifondi. Il cibo lì rende così potenti i tuoi pugni che sembra fatto apposta per gli artisti marziali. Credo che molti piatti della cucina Neishalnese. No, no, è Neishallese. Sia così, forse c'entra il fatto che veneriamo un dio della guerra. Va bene. Ce l'hanno tutti tranne me ste cose. Mamma mia. Va bene. Credo che abbiamo fatto attendere abbastanza i nostri spettatori. Tutto pronto per il primo round? Yes. Ah, proprio questo con lo stile di Chun-Li. Oh. Su. A cuccia. Attenzione, questi sono scontri più fighi, eh. Bello, finalmente. Ah, cazzo, stavo troppo lontano.
Guarda, io posso ripristinare Mamma Bar, ci metto quanto mi pare. È vero che c'è il chip damage, sta cosa me la devo ricordare. C'è il chip damage, sta cosa me la devo ricordare. Becca. Cavolo, dovrò rimandare quella perdita di organi. Volevi staccare qualche organo a qualcuno? Ah, presa. Lo scutum, giustamente, se non ripongo... Non riposto subito, fa casini. Zio, stai saltando troppo. Stai saltando troppo per i miei gusti. Che mi fa? Ah, cazzo, mi ha fregato con il fregnetto lì. No, dovevo sbatterlo al muro. Sbattere al cancello. Mio. Comunque si bugga sempre sta cazzo di roba. Chiama overhead, merda. Credo sia un overhead. Chissà se faremo mai uno scontro in uno di quegli stati pro fighi veri, veri, veri. Beh, guarda un po' chi ha vinto il primo incontro. Il mondo è pieno di sorprese. Allora procediamo con il secondo. Yes, subito. Stile di Manon, cazzarola. Porca puttana. Vai, stai a cuccia. Madonna, quanto... Che fastidio. Arrivo prima io con la presa, visto che ti piace tanto farle. Fanculo. Però che belli i moveset. Io continuo a dire, sono veramente fighissimi di estetica proprio. Vai, continua a saltare. Ma io te punisco, eh. Fanculo. Oggi sto molto più in mood rispetto alla volta scorsa. Sono iniziato che ero un catorcio. In realtà qua dentro ci sta la droga. Si scherza Twitch per ovvie ragioni. Ho scoperto che l'ONU ha vietato a Dalsin di fare yoga, in quanto l'energia prodotta equivale a 7 bombe atomiche e 2 supernove. Se scorreggia per sbaglio Dalsin, fa un nocciolo nucleare. Azel Cruz. Questa va di pugilato. Va bene. Mi sa che è lei la prossima. Ho sentito più di una voce nel pubblico lamentarsi per le scommesse finite giù per il cesso. Chi l'avrebbe mai detto che avessi vinto con... vinto contro ogni pronostico? Tutto pronto per il terzo match? Yes! Eh sì, sei tu. Tu sei stile di Luke, a vederti. Credo. No. Credo. Non capisco chi è. Questo come facciamo? Ah, cuccia. È stato più difficile il primo di torneo comunque.
Vabbè che ero pure molto meno esperto rispetto all'inizio. Sono un principiante medio adesso rispetto a prima. Bentornato, Star. Dai, ti prego, menami per favore, perché voglio finirti con stile. Ti finisco con così. Sì, si bugga sempre. Sempre. Ma perché, Dio Cristo? Perché non c'è un muro. Il concetto di lesione, inteso che ti si spezzano le tibie e non recuperi mai più, non credo. Tanto mi ha scritto qualcuno. Rezzu. Qualcuno si è fatto conoscere in giro, a volte la gente parla di te che ti piacciono o no, soprattutto quando sono voci lottatori tossissimi che sanno fare i fatti loro. Penso anche che le voci passeranno ai fatti e vivranno la vita propria. In un attimo nessuno saprà più cosa è vero e cosa è una storia, la soluzione è diventare ancora più forte, così non potranno dire che non sei all'altezza delle storie. Intanto questo dovrebbe essere un tizio di... che faceva Goryu. Ho scoperto. Lì c'è una waifu. A questo punto mi chiedo persino io quanto in alto arriverà e spero tu sia su di giri perché sta per cominciare il quarto incontro. Ma quanti sono? Quello ormai è diventato tipo una sorta di criminale, Harlock. Se è andata in... cioè, non è vero perché vuole combattere. Lo si è andata a infilare in mezzo a tutte delle situazioni e noi stiamo a fare tutto sto puttanaio per un attimo andare alla ricchiappa e capire che fine ha fatto. Buonasera, Samuele. Come la va? Come la... ti sei perso un sacco di pizze, di tornei... Dio che faccio il cretino. Ma comunque benvenuto. Andiamo nel quarto round. Questa è Yuri o è Cammy? No, questa è quella stronza di Kimberly. Questa è quella stronza di Kimberly. Cazzo, sempre un pixel. Sempre un pixel mi metto indietro. È qua. Me la devo masterare per farla proprio perfetta di posizionamento sta roba. Oh. Ai. Ah no, è vero che quando sbattono al muro dalla parata è un casino. Quanti? Minchia, quanti colpi. Porca. Fa poco male, però sono tanti colpi. Ah, cazzo, sono andato in overdrive. Oh, la ulti di Chun-Li, sì. Aia. Buono. Eccola qua. E invece... puttana. Ah sì, vero, ti sei perso un sacco di puttana. C'è stato un paio di combattimenti tra NPC. Erano veramente lo schifo. Ah cazzo, ho sbagliato il tasto. Mio. Sì, sì. Fai la tua anima... no, cazzo, l'ha parata. Quella può subito recuperare la guardia. Non credevo. Non pensavo. Kimberly... l'ho affrontata veramente poco e si vede. Cioè, te ne accorgi quando non affronti tanto un bersaglio. Ma guarda quel cazzo. Ma con i sandali sta quel Wario Tarocco. Incazzatissimo. Il sole è già tramontato, ma l'eccitazione dell'arena non si è spenta per niente. Lo capisci che è tutto meglio di tutto, vero? Magari diciamo che non si... che? Diciamo che non ci fa effetto in quanto criminali, ma impazziamo come tutti quando guardiamo match incredibili. Quindi cerca di non deluderci. Qualunque cosa succeda, bella o brutta, è ora dell'ultimo incontro. Ok. Sei veramente tu, Geralt Golby. Ok. Ah, l'hai parato, merda.
Messo perfetto. Qua. Leppa. Ah, c'hai quella carica che c'ha anche il signorino. Ok. Adesso troppo lontano. Bravissimo. L'attiva... Madonna, l'ha attivato frame perfect pure lui. Vaffanculo. A cagare. Oh, mi ha dato una pepita d'oro. Quelli sono soldi, eh. Quelli sono soldi. Minchia, mi sbaglio sempre. Minchia, tu consumi veramente un cazzo da iDrive. Tu consumi veramente un cazzo dei drive. Spallata contro spallata. Vinco io. Tutta sfogata. Che cazzo è successo? Guarda, Luigi da Ah, state parlando di quella roba. Tu stai a cuccio. To compete in the Suval Hall Martial Arts Tournament. Advancing to the grandest stage will be the Mad Gear representative and our special seated fighter. Although we can't say who exactly they represent. Perché lasciando lui. Con quale purezza di cuore Oga gli ha dato la mano? Te la spezzava! Prova tu a capirci qualcosa. Pensavo che la Mad Gear fosse ormai un fossile della preistoria, ma se ne ancora i lottatori come te al loro servizio, direi che è un po' troppo presto per escluderli. Sì, oggi siamo pochini, ma lo capisco. Alla fine è estate, quindi la gente vuole anche uscire, divertirsi e farsi la roba sua, però ci sta. Oh no, ah, non fai parte della Mad Gear? Quel che non ha importanza a questo punto. Il torneo di Subala è gestito dal governo. È enorme, verrà trasmesso in streaming. Ma in confronto al mare di soldi che ci si sta smuovendo dietro le quinte, queste sono solo poche noccioline. Perché solo di... Cerca solo di tenere la testa sulle spalle. Comunque mi rivedrai sicuramente prima dell'incontro. È una minaccia. E togli quell'espressione perplessa dalla faccia. Ora rappresenti anche noi fuori legge. Mi occuperò io dei dettagli per te nel frattempo. Quindi per ora concentrati solo sull'affinare al massimo le tue abilità. Vuoi sapere del lottatore speciale di prima? Partecipa al torneo con il sostegno di alcuni tizi che si... partecipa. Che si fanno chiamare Neo Shandalu. Va bene, questa è l'umbrella. Conosci la Shandalu, vero? Era un'organizzazione criminale davvero mastodontica che è stata annientata da di recente. Pare che questi Neo Shandalu... Io credo si dica Shandalu, eh. Poi se è una pronuncia sbagliata ditemelo. Tieni sul prestiti che vogliono rimetterla in piedi. Va bene. Ah, se non c'è una N? Sono io che ogni volta leggo una N a cazzo? Ok, sono stupido. Allora è Shadulu. Ah, perché dovrebbe somigliare a Shadow. Una roba del genere. Scusate, ma dove cazzo la leggevo la N effettivamente? Perché leggevo sempre una N? Non lo so, raga, sono scemo.
Cioè, infatti, hai superato l'eliminatorio di un attacco. C'è qua più inizi, quindi assicuri di preparare tutto il necessario. Vabbè, essenzialmente mi sta di vatta a fare l'altra missione principale, stronzo. Easy. Andiamo, andiamo. Oggi si va di secondarie. Come dove si trova Bosch? Easy. Semplice. Per niente un dito in culo. Andiamo qua. Oggi, vai. Si fa campagna. Brutalmente. Com'è andata, Neo? Ah, è vero, è Shadaloo. Perché leggevo una N? È tipo Ed che uscirà come DLC. Ma Ed di inteso... come si chiama? Full Metal Alchemist? È colpa della storia. No, ma il bello è che io sono tipo, credo, ormai 5 live, 4 live che leggo quella cazzo di N. Sono proprio scemo e basta. Poi, vabbè, la Shadaloo. Cioè, esiste, quindi tutti i membri della gang ti chiedevano con la Mad Gear perché ti hanno detto quelle cose. Perciò la nostra missione segreta è più che riuscita, direi no. Mi ricorda molto le storie che Gigi mi raccontava e tutte quelle in cui si infiltrava nei tornei e robe così. Comunque, abbiamo acquisito informazioni preziose e sono anche riuscito a decrittare la memory card. Mettiamoci insieme tutti gli elementi e troviamoci per un briefing. Dispiace tornare a Metro City e aspetterò al solito ristorante di Bao. Tanto, grazie per il support con le pubblicità e anche che ha fatto l'abbonamento. Ed e Bao. Ah, no, ok. Pensavo fosse che c'aveva tipo il braccio meccanico. E altri cosi. Invece no, si chiama Ed. Metro City. Andiamo dalla nostra bellissima Chun-Li. La Metro City ce l'abbiamo tutti. Mi sa mi mancano JP, Yuri e basta. Credo. Mi sa di sì. Pipipi. Alla nostra Samuele. Sta cominciando a finire l'energia liquida. Li Fan. Ti ho fatto cagare. Scusate. Ciao Lich, parto subito dicendo di quello che so. La memory card conteneva i peni della resistenza di Nishal. Volevano fermare il riciclaggio di denaro che ci ha dato al torneo di arti marziali su Valhall. Ed è per questo che hanno cercato di eliminare i tornei preliminari in giro per il mondo. Ed è compreso il torneo che si doveva tenere qui, annullato per l'allarme bomba. Far saltare l'eliminatore era tutto un loro piano per ridurre il numero di partecipanti. Da lì la resistenza ha deciso di infiltrare alcuni dei suoi membri nei vari gironi. Una volta che i loro lottatori sono ben inseriti, possono ostacolare l'operazione del torneo e truccare i match per mettere i bastoni tra le ruote ai responsabili del riciclaggio. O almeno questo è quello che pare a me. Lì ci sarò sincero con te. Non so dove potessi partecipare al torneo. Non so se dovresti partecipare al torneo di Suvalhalla, Nishal. Una parte di me pensa che dovrei dire tutto a Gigi e lasciare che sia lei a pensarci. Ma cos'è la forza? Hai seguito il tuo cammino in cerca di una risposta o questa domanda? E ora ti sembra ti stia portando in questa direzione. Anche Bosch cercava la forza proprio come te. Scommetto che lo troverai e troverai la risposta solo andando a Nishal. Quindi se dici di voler partecipare lì, non posso fermarti in alcun modo. Oh, che carina, si preoccupa. Ma quindi la polizia intesa è quella dell'università o quella che gira qua? Perché quella che gira qua penso sia la cosa più inutile del mondo. Ah, che vuol dire? Ah, una nuova difficoltà di rottamazione. Abbiamo sbloccato anche degli abiti nuovi. Quella pizza che abbiamo mangiato mentre ci allevavamo era strabuona, eh. Yoga. Va bene. Ah, madonna, dove tutto è iniziato. Perché quando abbiamo mangiato la pizza con Bosch. Ma vaffanculo. Andiamo da Bosch. Oh, sono sbucate altre persone. Andor padre. Andor patriarca. Comunque a un certo punto si vede palesemente che non ci avevano più lo sbatti. Hanno cominciato a dare lo stesso nome ai PG. E a cambiargli il suffisso. È incredibile. Si nota tantissimo sta cosa. Allora, vediamo. Oh, aspetta. Oh, questi sono i pantaloni dell'outfit di Marisa. No, non è l'outfit di Marisa. Sì, è una versione minore dell'outfit di Marisa. Perché queste sono le scarpe che c'ha lei. Non mi sa, queste sono più le scarpe che c'ha Chun-Li, forse. Sono presi da Final Fight e non avevano sbatti negli anni 90, immaginavo. Ok, oh, queste però dai, comincia a sbucare un po' di roba, dai. Una gonna, questa figa. Ma attenzione, per sbloccare la roba bella devi finirti veramente il World Tour.
Sì, comunque questa mi sa che è fatta per ricordare l'outfit di Marisa. Tantissimo. C'è un nome, me lo dici? Come ti chiami? Pantaloni trendy, giacca sartoriale. Le ballerine basse, sì, sono quelle di Marisa. I calzettoni, il choker, va bene, ok. Dai. Cioè, il fatto è che però quando succede questa cosa, dovrebbero farle accadere anche al vendor delle varie zone. Cioè, se io adesso torno da Marisa, Marisa deve averci dei nuovi oggetti a tema cosi, no? A tema gladiatori. Perché se ne è tutto un cazzo. Picchia i bodoni? Chi sono i bodoni? Chi è bodoni? Ai bidoni. Perché devo picchiare i bidoni? Vogliamo trasformare questa città in Napoli? No, qualcuno ha lanciato 100 euro dentro al bidone per sbaglio. Si scherza, ovviamente. Darò un'occhiata alle luci notturne qui intorno mentre ti aspetto. Che luogo è? C'era anche un badge dietro la foto. Beh, c'è il senso dell'edificio del Sirne, permette di stare l'accesso agli accessori. Sì, ok, dobbiamo tornare lì. Va bene. Dobbiamo andarci di notte. Sperando che anche lui non sia stato tipo corrotto, gli hanno fatto tutti quegli esperimenti o l'hanno drogato. Sergio. Comunque ogni tanto ci stanno sti nomi proprio... Presi dalla bustina. No, ho sbagliato. Presi dalla bustina. Sono andati su internet. Qual è un buon nome per un PG? L'hanno incollato, Dio Cristo. Ah. Ma io quando non mi ricordo gli NPC dei personaggi D&D e cerco nomi dei nani. Sarà di qua la via, spero di sì. C'è un altro Sergio. Si chiamano tutti Sergio, ragazzi. Tutti che flexano. Era di qua, no? No, ho sbagliato via. Credo. Ah, no, mi sa che devo passare dall'altra parte. Sì. Madonna mia. Sto posto mi rincoglionisce. Di qua. Ho fatto giro lungo. In realtà Sergio si teletrasporta perché fa tantissimo yoga. Ne fa parecchio. E quindi Gas, Joe, Leo. Leppa. Credo sia questa la via. Madonna mia, ma che è in mezzo P quella roba? Mica, ma sta sull'SSD e non carica ste texture. Che fate gli squat? Ma state tutto il giorno a fare muratori e vi mettete a fare pure gli squat? Dimmi che si può skippare sta cosa, no? Tutta dura. Ah. Mi hanno fatto 3 animazioni. Ogni volta sì, purtroppo. Ingegnere in netto. Però no, adesso ci stanno ste scale. No, adesso ci stanno ste scale. Fortunatamente. Non so se c'erano pure... No, forse pure la volta scorsa. Gnom. No! Stiamo cadendo di sotto. Ma sto salendo qua. Salve, arrivederci. Oga piano. Capito che sei una super soldatessa. Madonna, cosa non ci posso pensare alla cutscene di prima con Kimberly. Madonna, l'ho sentito tutto nei piedi. Nelle gambe, in realtà, quel cazzo di dolore. L'ho sentito tutto. Ma mi sa che spawna sopra. Sì. Mamma mia. Penso una delle cose più dolorose. Che poi dura un attimo, non è che dura chissà quanto. Adesso posso entrare a sinistra. Ecco perché è rigida ora. Eh sì, c'è ancora quell'infarto ai nervi in circolo. E devo entrare di qua, no? No.
Salve. Ci sarà un ascensore qua? No. La volta scorsa vedo che non avete fatto mezzo posto. Settimo piano. Ancora più su. Guardate sti escamotage di design di level design. Scusate, se non posso passare lì, dove Cristo e Dio devo passare? Da fuori. No, non ci sta niente qua. Ah no, perché quando ti porta su con l'ascensore in realtà ti porta in una sottosezione. Credo. Cioè da lì non puoi accedere. Forse. Salve lei, eh. Capisco perché so tutti che vogliono menare le mani. Cioè, se vivessi in un mondo del genere dove per fare due metri è sto cazzo di è sto cazzo di panico, veramente. No, no, il free. No, raga, il free è una delle cose più OP del gioco, eh. Caputtana. Odiosi. Cucci. What the frig are doing? Ti chiedono di direzione a Londra alle 23.59 e per caso ti ritrovi anche un coltello in pancia. Comunque buonasera Vittorio. Come stai, bello? Ma no, ma è per forza dal settimo piano. Buonanotte, non so che, grazie per essere stato con noi, bello. Buon fine settimana. No, no, ma è per forza dal settimo piano. Sennò come cacchio ci andiamo sopra? Salve voi, eh. Sperando che sia un altro enigma ambientale, perché se no mi sparo sulle palle. Lo dico. Domani è il grande giorno, maturità. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Non fare tardi. Salve, sa come posso salire? Che faccia sei da funerale quasi? Non so per farmi i fatti tuoi, ma devi rilassarti. Fai un bel respiro profondo e dentro e fuori. Dentro e fuori lo fai il mio pugno dalla tua testa. Ok, allora ti faccio una domanda. Quanto fa 2 alla sesta per 3 per 643? 2 alla sesta 64. No, non credo. Credo 8 16 32 64 per 3 192 per 643. Non ne ho idea. Quindi avanti, risolvila. Poi inserisci la password tramite l'app dei messaggi. Che era 643. Ma che cazzo vuol dire? Sono dei meme, si l'ho appena fatto, Jorak. Sono dei cazzo di meme. Sono dei meme. Scienziata misteriosa. Non complicare le cose. Sì, quindi l'hai capito. Mi stupisci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La risposta è troppo semplice. Vuoi sapere quando avrai letto il messaggio? Hai letto il messaggio, eh? A prima vista sembra un calcolo spaventoso, ma non è poi così difficile quando ti ci metti. Questa è una lezione di matematica, ma anche di vita. Le cose possono sembrare complesse anche quando sono... Sì, sì. Non Noga che si è girata. Aspetta, eh. Ecco la calcolatrice. Comunque, eccoti una cosina per ringraziarti. Non farti problemi, accetta. Non serve agitarsi. Questa la mostro alla prof di madre per sdrammatizzare. Sì, sì, questa è, vedi, piccola pillola di vita. Piccola pillola di vita. Sì, ma rimane il fatto. Come Dio mio, salgo! E qua è chiuso. E io devo andare ancora più sopra.
Come cazzo so... Le... No. Andiamo dal piano terra. O magari mi devo fare il giro delle sette chiese. Allora, devi prendere l'ascensore per andare a un piano che ti porta dall'altro là. Ah, dici, perché poi dall'altro lato c'è la statua della libertà. Ci sta la scala che mi porta su, perché giustamente è fatta, è fatta a chiocciola lì. A chiocciola. Da lì dovevi scendere un piano con delle scale e poi da lì sarei potuto risalire. Guardate, mi fido di voi. Risaliamo al quinto piano. Anzi, era il settimo. Sì, drammatizzi così. Comunque davvero in bocca al lupo, bello. Dai, dai che te la togli dai coglioni. Devo scendere, perché da qui posso andare di qua. E da qui posso infilarmi. Quello era un server. Quello era un server nemico, ragazzi. Non possiamo farci colpire, perché quelli mi aprono, sicuro. Ah! Che cazzo vuol dire? Ma però comunque sta cosa non c'ha senso, eh. Cioè, non c'ha senso. Ma fammi trovare la roba in base al luogo, Dio Cristo. Ma dentro i... Eh sì, è diventato Assassin's Creed Odyssey the bot. Però aspettate, magari ci sta uno scrigno da qualche parte. Tipo qua dietro. No, tipo qua dietro. No. Yeah. Sono marcati, hanno animato un cazzo di server. E qua non c'è niente. Salve. Server autonomo. Dove? No, ho fatto un errore, perché sono qui. Perché mi devo infilare. Perché mi sa di cazzi in sto posto? No? Non c'avevano più asset da utilizzare. Sono robot. Ah, perché sono cloni di altri lottatori. Uno Marisa e uno Ken. E so pure OP as fuck. Però c'hanno poca vita, credo. Ecco perché qua nell'editor puoi creare anche i cyborg, perché sono proprio effettivi nel gioco. Ah, vabbè, ma eravate delle merde, veramente. Che figo. Oddio, ma che sia Bosch? È Bosch, sto stronzo. Ma esatto, sì. Che brutta fine, Bosch, che hai fatto. Bruttissima. Ma brutta, 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 ne. È quello iniziale che, con cui abbiamo fatto il tutorial. Qua? C'è un buco. Pepita d'oro. E vabbè, ho fatto i soldi veri appena posso andare a vendere tutta sta roba. Qua dietro c'è un segreto. Sicuro. Tre monete. Buone. Zebutta niente, raga. Quello che... No, no, quello è Luke, un eroe. È quello tutto con i capelli lunghi, con le perlone, vestite tipo quasi da indiano. Poi non so se intendevi quello, Perché bene o male sono tutti un po' deformi. Eh sì, mi sa che sei tu. Ah, ce l'avevo così.
Quanta vita hai! Ma che bello, lui ha un moveset proprio unico! Ho paura a pararla sta roba. Vabbè, sei velocissimo, sì, l'ho capito. L'ho capito. Ah, cazzo, distrugge addirittura i pro... vabbè, across the map vai. Madonna. Madonna. Sì, ma perché sicuramente se è frutto di un mischiaticcio come i tizi, può essere che gli hanno inculcato gli stili. Che c'è scritto? Nessuno. Ma lui è Luke per il gioco. L'ho missato, vaffanculo. Porca. C'hai l'hyper armo che te esce veramente dal culo. Io devo fare così, zio. Che te devo di? Devo fare così. Cioè, c'è l'hyper armo. In realtà è che è un cancro. Troia. Affanculo. Oh. È lui. È la stessa cazzo di inizio gioco. Effettivamente assomiglia molto di più all'energia tipo che usa JP più che a quella di Yuri. You know, when you said you were seeking strength, despite having no real need to do so, I just didn't get it. Honestly, I thought you were a complete idiot. Yes. Maybe you had the right idea all along. Remember when we decided to check out the city, kicking butt and eating pizza? I really enjoyed it. But I can't play around like that. Madonna, che risvolto. Potrebbe essere interessante, eh? No, l'attrice Bosch. Bosch. Sì, comunque lui c'ha la marca dei Trapani. Una bellissima confusione. Siamo anche io al lato. Bracciale di Bosch. Sarà caduto durante la sua fuga. Un ricordo di Bosch quando era se stesso. E ora prova che non lo è più. Va bene. Che parte lui diceva che c'aveva lo stile de Luke. Più o meno. Però. Fammi vedere. Buttalo di sotto. Ci ha pensato da solo, Star.
Partecipa al torneo. Dobbiamo andare a dire alla nostra signorina qua che il fratello è diventato una scimmia nucleare. Yeah. Buonanotte, Arlo. Grazie per essere stato con noi, bello. Buonanotte e buon fine settimana. Mi raccomando, riposati. Chi ci ha scritto? Ehi. No, informazioni stavolta, ma un messaggio da voce in persona. Non mi sarei mai aspettato fosse vivo. Vabbè, capito, fammi. Monke. Fammi fare così. Comunque, ecco il messaggio. Leech, hai avuto il fegato di arrivare fin qui a questo punto. Vorrei che mi guardassi mettere fine a tutto questo. Ti aspetterò al torneo di Suvalal. Breve ma intenso. Avevo anche un favore da chiederti. Vorrebbe che portassi delle cose alla resistenza di Shal. Tengo molto alla nostra amicizia. Sei l'unica persona a cui posso chiedere tutto qui. Ti manderò dei messaggi con i dettagli sugli oggetti in questione. Leggi questa informazione. La offre la casa. È un'occasione speciale. Buona fortuna con la tua ricerca. Trova una bobina. Condensatori. Molla. Connettore. Una medaglia d'oro. L'amico certo lo conosci nell'incerto. Ma che cazzo de nome è? E mi dà come premio il Sukajuan. Va bene, io volevo fare il torneo, ma va bene. Cioè, oggi abbiamo fatto parecchia trama, facciamo ancora questa missione, se è ancora presto qualche secondaria. Oggi... Però c'è questo qui. È di livello 60. Porca puttana. C'è un porca troia. Oggi sarà proprio full world tour. Pieno. Pieno, pieno, pieno. Tra l'altro, signora, lei vende qualcosa di nuovo? 5 bit per lo 60. Ce lo shoppiamo brutalmente. Lei c'ha qualcosa di nuovo? No. Mi farò un giro di vari vendor per vedere se c'è qualcosa di nuovo. Perché ci stanno così tanti abiti, ma che non droppa nessuno. Non li droppa nessuno, cavolo. Maestro di Kung Fu. Frigorifero nomade. Con le cicatrici. Questa è una presa per il culo di Ryu perché c'ha la bandana rossa, le cicatrici. Poi. Cosa fai? Questo qua è... Quanto li odio sti frighi. Io li odio, raga. Io li odio. No, no, è che proprio devono dropparli. Cioè, devono averceli sulla testa. Poi lo skill issue, quello c'è sempre, ragazzi, ovviamente. Porca puttana. Beh, qualcosa? Scusa, hai un HP? Oh. Perché devo colpirlo dentro? Sì, perché mi sa che devo colpirlo dentro. Ho capito. Madonna, la velocità della luce. Prese. Perché prese? Non gliele posso fare un frigo, credo. Sì, no, è che i frighi devi colpire. Cioè, sono immortali finché non gli colpisci quando sono aperti. Condensatore. Vabbè, lo so che cos'è un condensatore. Ma quindi dobbiamo prendere dei materiali elettrici per fare cosa? Una bomba nucleare? Con dei rimasugli di un frigo? Frigo più forte di Ghele, ma a mani basse, pure più complessa quanto... Madò! Madò, ma che bello! Oh! Dentro a ste casse le miglia, veramente. Che tristezza. Di merda.
Perché io conoscevo Ignis, ma di sicuro di Final Fantasy o qualcun altro che non mi viene adesso? Madonna, c'ho tutta la barba. No, fatevi i cazzi, basta, mi sono fermato in un posto sbagliato, Pony. E ci sarà un altro freak? Oddio, no. Ah, ok, quelli Ignis. Sono dorati sti cosi. Ah, beh, ma venite calcolati come se... Madonna! Madonna! Madonna di Dio! Che fastidio! Gli elettrodomestici sono proprio la cosa che più odio di sto gioco, raga! Madonna che c'hanno l'Hyper Armor! Porca puttana! Porca puttana, fermi! E che devo fare con te? Lì! Finiamo prima. Ma no, dove guardi? Perché guardavi quell'altro? Ma non lui! Perché mira questo stronzetto? Non lui! Madonna! Ho fatto il torneo fighissimo, poi mi devo far distruggere da un frigo! Madonna di Dio! Sì, ok, questi hanno proprio la stance normale. Madonna! Dove? Come cazzo? Le no. Si combatte poche volte nella vita e combattere contro un robot. Apri io che vince. Ma più cazzo, come cazzo devo prenderlo? Calcio bass e non ce l'ho. C'ho questo, ma posso, dici, posso fregarlo tipo. Eh no, è più veloce. Luke, in due magari lo prendiamo. Vai, inseguilo. Ok. Forse perché devi averci qualche mossa che fa sti follow up grevi. Può essere. Porca puttana. Ma ho capito. Nella Red Steel Faction, Red Steel Faction è ingerato in Brasile. Andiamo in Brasile. Eh sì, perché probabilmente devi essere veloce. Porca puttana. Ma anche perché il fatto è che l'unica mossa che avevo con Marisa per avere un po' di range, cioè lui appena la vedeva faceva un passo indietro. Ho dato un bot, una botta, buoni. O faceva un passo indietro, si dava dal cazzo. Porca Eva, Blanca, mi serve una roba. Fammi vedere se questo c'ha la roba nuova. No. No, no. Cioè, vedi, perché non hanno fatto che lui vende roba nuova man mano che vai avanti? Non volevo parlare con te. Blanca è di livello 50 adesso. Ah no, infatti questa è Blanca Chan. Oh, sono, aspetta, ci riprovo. Io sono Blanca Chan, sono carino? Più carino del mondo. Sono medaglia d'oro del Grand Prix della mascotte. Quindi sono ufficialmente carino.
mi ha dato qualcosa. Mini pupazzo di Blanca. Sono carino, il più carino del mondo. Sono medaglia d'oro del quindi sono ufficialmente carino. Voglio darti qualcosa. Ma è un bug? Ma può essere, ma però queste sono zone molto molto piccole. Cioè qua non c'è, io c'è questa zona, io posso girare qua attorno e basta. Ma è veramente buggato? Scusate, ma quello non è un regalo. No? È un oggetto chiave. Cazzo mi ha dato? Ah no. Ah, ecco perché te ne dà all'infinito. Riduzione danni inflitti media. Porca troia. Scusa, ma che devo fare? Ti devo menare. Trova medaglia d'oro. E ce l'ha lui, ma non me la dà. Cioè, se posso venderlo il pupazzo, sì, eh. Mi serve la medaglia d'oro. Non nel senso comune del termine. Sbagliato. Sono arrivato al primo posto della categoria carineria. Ora te lo chiedo di nuovo. Sono carino. È comunque un no da parte mia. Sai, sono il protettore della giungla. Non ti conviene farmi arrabbiare. Te lo chiederò di nuovo. Pensaci bene prima di rispondere. Sono carino. Scusami, ma non lo vedo proprio. È di livello 50. Blanca, ste prese te prenderei a cinghiate. Roma Milano. Bowser. Porca puttana, sto Pikachu bastardo. Ma non ho capito se devo affrontarlo per forza, perché può essere. Ah no, ne devo vincere due, giustamente. Però almeno questi sono scontri un pelino più... più semplici, più fighi. Attenzione. Ah cazzo, pensavo di essere vicino. Ah, perché lui li può attivare con la sua scossa per farli partire. Ma che figo. Porca. Sto Pikachu di merda. Mio. Finiamolo con stile. Ha detto mamma. Mamma. Sbagli invece, sono troppo carino. Ma hai difeso la tua posizione e per questo ti ammiro. Puoi avere la mia medaglia d'oro, eccola, prendila. Vabbè. Hai la medaglia d'oro che gli hanno dato. Ma quindi veramente qua posso farmare? No, minchia, questa però è una cosa che se ti ci impunti... Cioè, dipende a quanto puoi venderlo, eh. Perché dipende a quanto puoi venderlo. Però... è greve. Cioè, puoi farci veramente i soldini se ti servono. La fabbrica che era? Quella de... quella in Russia? No, non è la Steelwork. Qual era? Forse era Metro City? Può essere? Come ottenere qualcosa in questo mondo? Menamos. Sì, sì, tu vai in banca, picchi il banchiere. E te dà tutto. Allora, mi sa sì che è quella dove ci stavano i Mad Gear. Maronghe. Eh sì, stanno laggiù. Prossima volta mi sa che ci facciamo un bel giro di tutto gente da menare, completismo e cazzi e mazzi vari. Oggi full campagna, prossima volta full pizze, premi e cazzi e mazzi vari. E fu così che la prossima live era vuota.
Sì, le musiche sono molto molto belline. Ma in generale proprio in toto è molto figo il gioco, non gli si può dire proprio niente. Posso entrare? Ah no, stanno sopra. Permesso, eh. Piccolo match online, se non facciamo troppo tardi, sì. Devo andare lì. E lì come ci vado? Perché devo entrare dentro a sto posto. Scusate, ma infatti questa roba qua che cos'è? L'amico... Eh sì, è questo. Ma perché in qualche modo devo salire qua sopra. Dato grazie per il support con le pubblicità anche chi ha fatto l'abbonamento. Ma sopra c'è una cassa, non ho capito assolutamente come prenderla. Perché l'unico modo per entrare è questo, ma non si può. Ah, chi cazzo l'ha mai notata sta scala? Ma aspettate, ma è spawnata. Non c'era fino ad adesso sta scala, eh. La formula di zoccolo digno. Vertebra di moffetta. Ma sì, non era... No, no, ma proprio non era una zona che ci potevi venire, non era disponibile. Mi sembra tipo un dungeon, a vederlo così. Anche perché sicuramente qua è qualcosa dove ci stava la Shadaloo. Allora, sopra c'è quello che ci interessa, che è tipo la fine del dungeon. Sì, sì, è un dungeon pieno di macchine incazzate nere. Ma casissimo. Mi pareva che sbagliavo zona. Corri! Permesso! No, tutte ste macchine, raga, mi prende Nictus se le affronto. Ve lo dico. 20.000 miglia. Che per carità, queste se continuano a mantenere compagnia servono anche per respeccare lo skill tree. Però... poteva essere anche meglio. E qua non c'è niente. Oh, posso cadere nella lava? Siamo dei super soldati. Va benissimo. Non ne avevamo il dubbio già prima, quindi immaginate adesso. Oh, c'è lo shortcut qui. È bloccato, pare non si possa aprire. E che ti pareva? Oh, che è uscita dalla lava, gliene è fregato un cazzo, veramente. Salve, posso passare? C'è una roba lì? No, non è qua. E bello, ci sono anche degli operai. Mi aspettavo una città 3000. No, perché non siamo un cyborg. Ho trovato una coda da succube. O da diavolo. Alla nostra, Neko. Va bene, Capcom. I posti a cazzo, trovi sta roba. Cioè, a questo punto veramente bisogna andarsi a vedere la wiki. Se ti interessa qualcosa di specifico, te lo vai a vedere... te lo vai a vedere online. Perché se no non puoi. Sì, dove devo salire? C'era una scala qua, sì. No, ma neanche Furry. Cioè, quella è proprio da succube o da diavolessa. Che l'ho vista su un sacco di PG dentro al Battle Lab. Salve. Ma non mi ci metto neanche a tirargli dietro i cazzotti a sti cancri. Qua dietro c'è qualcosa. No. C'è un pallone. Che cazzo è quella roba? C'è una persona tutta dura che vola con un jetpack. Ma che... eccolo di nuovo.
che cazzo vuol dire? Ma hanno fatto veramente la memata di Eonda. Cioè, quelli che... perché sono lottatori di sumo, perché sono nudi. Sono tipo quelli che consegnano il cibo di Eonda che vanno con la sua mossa. Ma scusa, ma che cazzo di... ma a parte tutto duro che vola. Vabbè. Dettagli, gente. No, 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 altro che yoga. Quello è un lottatore di sumo volante. Ieri sono inutili. Sì, sì. Se hai la mossa di Eonda ti fai veramente... viaggio America-Europa in un attimo. Ovviamente qua è tutto chiuso in sto posto di merda. Aspetta, scusate. Se fai la fusione tra Eonda, Dalsim e Chun-Li viene veramente fuori un cacciabombardiere. Corri! Oh, c'è una cosa. Vabbè, a me non mi stanno notando per adesso. Via, 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 via. No! C'era qualcosa qui. E come lo ottengo questo qualcosa? Ah, no, perché è proprio l'entrata del dungeon. Immagino da finirsi l'aereo, sì, sì. Chissà che infarto che ti prende. Comunque ha preso una piega la trama da quel momento in poi stranissima, eh. I cyborg. E la gente che si trasforma con i superpoteri. Ma che cazzo? Sono confuso. Affascinato ma confuso. Cioè c'è pure la lava sotto che rompi i coglioni, che non te pareva. Sta diventando Dragon Ball Z, è vero. E cioè vuole un attimo che diventa cosa, là come si chiama, Xenoverse. Sì, ho capito, ma la lava sotto che non posso vedere, cioè per favore no. Cioè è proprio da bastare. Porca puttana. I robot caricati sono il demonio, dici, quelli che se esplodono, immagino i danni che fanno. Ok. Molla. Tutto questo per una molla. Tutto questo per una molla, Dio Cristo. Ma mi state a pia veramente in giro? Era proprio un dungeon. Era un dungeon. Dove non... ah no, invece non ci si... è come... ah, perché c'è una parte ancora più sopra. L'antica molla andava portata in salvo. Amaro Montemolla. Sa pure... perché sicuramente adesso, vabbè, lo farò off camera. Sicuramente si sarà aperta qualche porta nascosta. Sicuro come l'oro. Andiamo qui. Facciamo questa e poi un po' di partitini in ranked. Comunque penso si veda sulla mia faccia quanto sono confuso. Sono proprio esterrefatto. Ah, di nuovo tu. Hai un connettore, mi dispiace prestarmelo. Ecco qua. Chiave di sicurezza. Unità di controllo collegata a un connettore, visto il nome, deve essere una specie di dispositivo di sicurezza. A prima vista sembra un aggeggio di controllo per un qualche tipo di dispositivo. Sono qui per lavorare, non per fare domande. Alla prossima, non vedo l'ora. Infatti dentro ha una chiave di sicurezza. Beh, trovati i materiali, il prossimo step è consegnare. C'è un tizio che sta con la resistenza iniziale. È a lui che devi far arrivare i materiali. A me mi sembra una chiavetta per infiltrarsi da qualche parte dove non dovrebbero andare, eh. Però
Sfidami. È ora di pareggiare i conti. Aspetterò di giorno a Nishal al ponte della ferrovia. Preparati bene. Va bene. Asterisk invece. Vabbè, queste sono. Sì. Vabbè, queste sono le cose che dovevo prendere. Pensavo mi riavviasse tutti i messaggi. E invece. Sì, stiamo palesemente lavorando. Cioè, noi gira di gira. Stiamo lavorando per tutte le società possibili. Cioè, per quanto ne sappiamo, possiamo essere anche. No, la molla è per qualcos'altro. Per quanto ne possiamo sapere, veramente potremmo diventare dei terroristi noi stessi, eh. Stiamo a fare di tutto. Di tutto. Vabbè, basta. Ci andiamo a fare un po' di competitive. Vorrei utilizzare Chun-Li. Però non so quanto. Quanto sono in grado. Potremmo effettivamente. Vai, finiamo la live. Mi ranco come Chun-Li. Ma vai, proviamoci. Non mi ricordo le sue cose, ma proviamoci. L'ho fatto? Vediamo. Non mi ricordo veramente niente. Perché faccio quel calcio rotante andando in avanti. Forse col sotto e speciale faccio quella caprioletta. Aspetta, che cosa? Anzi, apetta. Ma infatti, effettivamente, fammi un attimo vedere. E va bene, gli Undead Cosi. Il Tensho Kick. Ok, il Kikoken, l'Anzashu, l'Aerial Undead Krikis, va bene. Le super art, c'ho il mega coso e posso farlo anche in salto. C'ho quello che passa attraverso i proiettili, c'ho il Soten Granka. Ok, c'ho il cazzottino. Vabbè, c'ho i passetti. C'ho l'Hakei, il Kick. Ok, il wall jump, lo stream che voglio utilizzarlo. Con questo faccio i vari calci, questo faccio alzare. Hai fatto il pronostico? Vai, ok. La presa. Ah, lei può fare anche le prese in salto. Oh, oh. Figata, eh. Ah, ma che tra l'altro i... Drive Parry. Ah no, perché te li fa vedere con... Ah, ma io stavo... Ma aspettate, raga, sono un coglione. Sono un coglione. No, perché ho fatto soltanto la challenge delle sfide. Ho fatto soltanto la challenge delle sfide. Quindi per me era il nulla. Ah, ecco, infatti. Ero passato per sbaglio al classico. Ed ero confusissimo. 10 su vince, 1000 su perde. Non posso vederlo, però vabbè, andiamo. Ah, anche perché ci sono un sacco di lurker. Dai, dai, vediamo come mi ranco come Chun-Li. Se troviamo qualcuno. Eccoci qui. Ah, contro una Kami, brutalmente. Va bene. Oh, un altro italiano. Ok. Bello. Ok. C'è passata attraverso, forse perché si abbassa. Va bene. Rimane molto lontana. Cazzo. Ah, voglio provare a usare quella cacchio di cosa. Però mi sto concentrando. Eccola qua.
Presa. Ah, cazzo. Ah, va bene. Devo entrare dentro Ciulli. Sembra bruttissimo detto così. Devo entrare dentro Ciulli. M'ha preso. E guarda che sei tu in vantaggio. Cazzo, che cosa mi ha preso. Ok. Cosa voglio fare con Ciulli? Voglio entrare dentro alle sue mosse. Mettiamola così. Ah, pensavo di averla predictata, invece. Ah, pensavo saltassi. Pensavo saltassi. Oh, figata. Ah, vabbè. Figata. Ma che tanto i primi scontri dovrebbero essere contro l'IA? No, dai, voglio rifarmela contro Cammy. Player 2 has a slight life lead that they may sit on. They create a good situation here. Now to capitalize. Uncomfortable space here. Can they clip each other on the edge? Does a good job of... non riesco ad avvicinarmi. Maybe just about done this round, but they still have a chance with a full drive gauge to tap into. Non riesco per niente ad avvicinarmi. Gotta be planning something. KO. Oh, che bella che sbuca il gattino. È arrivato, abbiamo il suo. You've gotta be mindful of region jump-ins at this range. The drive impact is denied. Is it time for the mix? They gotta be careful not to overextend or their opponent might go for a side switch. Burnout activates. Jump, nice. Hey, addirittura è passata dentro al drive. This is where things are gonna get very interesting. È arrivato prima il suo, affanculo. Madonna. Bravo Jorak. Guarda che vince il drive fatto dopo. Sì. Perché mi distraggo sempre. No, non mi devo avvicinare saltanto. Perché tanto mi frega sempre. Procede ad avvicinare saltando. C'ha l'ulti. Mi sa che mi si fa.
Beh, sei un po' stupidina. Ah, pensavo dovevo farlo mentre scendevo. Madonna. Madonna, che cazzo di... Questo mi è piaciuto, però, di scontro. Questo mi è piaciuto perché è stato combattuto. Di nuovo, dai, dai. Di nuovo. This is the range where things get messy. Can they utilize their reach or bait each other out? It's a good job of pushing back. Nailed it. I'd be collecting their thoughts. That's some big juicy damage on that counter. The fighters are matching each other move for move. Ah, cazzarola. No, ah, me la può annullare. Non c'ho Hyper Armor durante sta cosa. Non immaginavo. È una presa. È una presa, ok. Serenity stream? They need to be mindful of their opponent's SAK. Posso spammarla sta roba. Gotta be careful not to whip at this range. Experiencing burnout. Smart play. This is getting tense. Is it time for the mix? Non riesco a farla entrare, Dio Cristo. Great work. Just like that. Time to hit the gym and retool for the next match. What are they gonna do? They need to be mindful of their opponent's SA gauge. A jump in? Nowhere to run. Come on, you gotta give me more. More. There. Still can't find a way out of this corner. Something they gotta do. Now's the time to strike while the iron will hang. Yo, critical right now? Yo, what? Presa. I'm liking that thing. Fanculo. Che bella che Chun-Li da usare. Ok, ok. Fai sempre sto basso. Ah, cazzo, ha fatto un doppio drive. È andata. Minchia che range che c'ha sta presa. Minchia che range. M'ha breccato, affanculo. Però bello. Ha vinto la scommessa Cammy. Ma più che altro non mi aspettavo che facesse... Cioè... Porca puttana, eh. Cioè, si è fatta veramente. Si è fatta veramente mezza arena. Bisogna stare attenti perché quella sicuramente la puoi evitare semplicemente saltando. Cioè, se quando vedi che la fa, salti e vaffanculo. Ha vinto quest'altro. Madonna, mi chiude il naso. Fortissimo. E beh, andate sul perde. Che tanto chissà quante persone avranno votato. Madonna. Anche perché tanto gli scontri durano parecchi, quindi potete vedere tranquillamente. Mi sa che è quella di prima. Mi sa che è quella di prima. No, è un turco. Credo. Let's see what they try to do here in the first round. Yeah, I'm really excited to see these two fight it out. An aggressive attack.
plenty of time left. How's the match gonna play out? I want to see them both lay it all on the line here. Corner switch means they can now go on the offensive. Ah, ok, tu sei molto di prese. Both fighters are sitting on a full drive gauge. This might be prime time to let it rip. Looking for a way to incorporate their drive. Somehow put down to the wire. Ooh. Player one is going to have a hard time managing their drive now. So they break forward to pressure the opponent. This is a real back and forth match we're seeing. They definitely know what the other is capable of. Eh sì, bisogna saltare per evitarla questa. Smart decision. Beccata. Ok, ok. Big opportunity now in this corner. This is where things are gonna get very interesting. Aia. Before the storm here. This is crunch time. Dig down deep. Madonna. Che cazzo di range. Ah, perché lei in volo può scegliere che cosa fare. Cioè può sia annullarlo che fare altre cose. Ok. Ok. Somehow pushes back all the way to center stage. Does a good job escaping the corner. How much damage can they deal before the opponent's drive gauge replenishes? Hit them with a stop and pop. Allora faccio questo, poi faccio questo, poi questo e poi questo. Oh, c'ho anche il burnout. You gotta be mindful of reaching jump ins. Wait. Denies the jump. Amazing awareness there. There's still some left in the tank for a comeback. Ah, pensavo che Lycoken potesse chiapparle, invece no. Vaffanculo. Sotto volo quando si chiude, a palle un colpo basso. Ok. Quindi c'ha varie varianti come può partire, non che può far cambiarli in volo. Questa è la combo che ho imparato nelle challenge. They need to be mindful. Would a super art do anything? Oh! Yeah. Is it time for the mix? Yeah. Brushes that off and al muro. Yes, sir. More damage, please. Presa. Ah, io mi sbaglio sempre. Premo cerchio pensando che fa quell'altro attacco. Invece fa quello per farla volare sopra. Sbaglio sempre. Sempre un pelino alto. Sempre un pelino alto. Un pelinissimo. Fanculo della presa. Presa. Bella sta cosa che puoi usarla anche in volo. In realtà dovrei sfruttare anche un sacco le prese in volo. Ma in realtà perché penso sia proprio una cosa che in Street Fighter devi impararti quelle due tre route. Però è un peccato perché Cammy c'ha un sacco di cose molto fighe, soprattutto quando sono avanzate. Ah cazzo, volevo fargliela io la presa. Sto, rispondo. Tutta presa siamo andati. Fai la presa. Madonna. Persa. E invece no. Presa. Player one just put themselves on equal footing with that super. Nobody blink. A critical situation for both fighters. Porca puttana. We've got ourselves a winner. Era andata sulla difensiva, giustamente. The pressure's building and we're gonna see a blowout real soon. Breaks
Devo impararmi a fare le, a mettere molte più prese. Che cazzo ha fatto? Mi ha sgommato dietro? Sì! Che cosa vuol dire? Che cosa è quella roba? Madonna, che palle ste prese. La cuccia. Ah. Arrivo prima io. Questo è quello basso. Ma perché c'è anche pure un altro che se ti missa ti può risbucare da dietro. Quello è molto figo. Mio. Fanculo. Gli attacchi speciali di Cammy, se avvicina ti gira alle spalle, è roba assassina, eh? Dovrebbe arrivare prima il suo, e quindi vado io. Arriva prima il tuo, cucciola. No, ha ultato. Meno male che è stupida. Becca. Mamma mia. Comunque, raga, sto facendo totalmente altra roba con Chun-Li. Ok. Madonna, Chun-Li è bellissima, Dodorizia. Devo impararmi a entrare in quella cazzo di posa più facilmente. Perché quando mi vedete che tiro attacchi a cazzo è perché cerco di fare sta merda di mezzaluna. Perché quella stance ti frega. Perché a parte che l'attacco, quello basso che continua a girare, puoi farlo all'infinito e ti avvicini, ma ti frega tantissimo. Dai, voglio, finiamo la live vedendo dove mi mettono. Ma perché io lo faccio insieme, ma in realtà è che quando tu devi finire, devi premere il pulsante quando stai proprio alla fine della mezzaluna. Ma tanto io posso andare tipo, che ne so, nel training mentre faccio sta roba? No? Visto che era anche come Ryan o Bronze, di così tanti drive input impara a contare. Infatti sto notando che li abusano fortissimi, quindi puoi punire. Puoi punirli parecchio. Un brasiliano. I Perry invece ancora... Mi dimentico che c'ho anche il Perry. Me lo dimentico totalmente. Ok. Easy to get tagged at this range. Giustamente. Stands firm and blocks the drive impact. Blocks the impact, but they're still pushed back. Definitely shuts out the jump one. Ciao, allora ci devo provare. Leppa, così. Che cazzo è qua roba? Fighters are sitting on a full drive gauge. This might be prime time to let it go. E arriva prima il suo. E no, arriva prima il mio invece. Let's see how they apply their corner from this situation. Ooh, something's building, I can feel it. This is where things will get interesting as with the super arc connect. Bravo. I'd be collecting their thoughts here. They just went forward. Ah, non so abbastanza veloce addirittura. Stop the attack by using the thrust that off and keep going. One combo. È andata, e invece.
Chip damage una volta che va in burnout è greve. Il chip damage è veramente greve. Ci provo. Leppa. Ok. Ci sto entrando. So che mi sono preso un colpo a gratis. Vero che quando sto abbassato non li posso evitare sti cosi. Not much life left, but their drive usage makes good heads up decision often for the drive impact. That was super good. They're going for the super arc? Wait, wait, wait. Is it time for the mix? A jump in? This is my chance. Time to take this momentum and rip. Ah, beh, è vero che me lo prendo comunque il danno, me la dimentico sta cosa. Me la prendo comunque. Lui c'ha l'ulti. Ma basta giocare così difensivi. Porca puttana delle prese. Ah, è arrivata prima la sua. Chia, comunque le prese sono qualcosa di... di veramente devastante. Cioè sì, sono qualcosa di veramente broken se te li impari a fa. Sono veramente rotte. Vabbè che lui non fa neanche così tanto danno rispetto a Zangief. Ci riprovo. Ho capito che per vincere devi trovare un modo per... ma perché le prese... No, dai, non mi ha riaffrontato. Ma perché sai che ti aprivo il culo? Perché una volta che tu capisci che devi counterare le prese, hai fatto. Peccato che io col controller non mi ci trovo per un cazzo a counterarle. How's this match gonna shake out? It's gonna be exciting to see. Quando esce il lato competitivo. Alt F4, parli del diavolo. The fight's now underway. This is Vicious with the play-by-play. All right, let's go. Yes, like that. Any developments early in the round will set the table for the rest of the fight. I want to see them both played all on the line here. Goes for the fire. Nailed it. Maintains composure and pushes out of the corner. Arriva prima il suo. Sì. Pezzo di merda. Eccola qua. Quanta vita. Ah, tanto ho visto qualcuno di nuovo in chat. Un momento, Vero che mi fa comunque danno. Arriva l'uomo delle prese, Zangief. Nome di codice Shusko. Eigel, credo, perché il nome è nero non riesco a leggere. Buonasera comunque, benvenuto per la prima volta. Ah, pensavo di essere... pensavo di essere... Ma posso counterarle ste prese? No, vero? Non posso counterarle ste prese. Mamma mia. Devi prenderteli in culo. È come l'uomo tigre di Tekken. Devastante. Cosa cazzo vuol dire? Bravo, io faccio cacare, te lo dico. Che cosa vuol dire? Era dentro l'attacco di Chun-Li, perché non l'ha preso? Cioè, che cazzo vuol dire? Va bene, riproviamoci, perché devi impararli, eh. Se non perdi non puoi migliorare. Bisogna impararsele le cose.
dissipates the overhead. Okay, we're in the early stages of the round. Both fighters have plenty of health. Where is this match? Devi impararteli. Who's going to deal damage? What's the play here? Who's going to break the silence first? Ah, quello è basso. Uncomfortable space here. Can they kick each other on the edge? Schive proiettili. Ah, perché quello viene calcolato come proiettile. Madonna, quanto danno. Quanto danno. Ah, c'hai anche l'hyper armor. Giustamente. Lui me lo devo proprio imparare. Dio madonna. How will they take advantage of everything that's happened up until now? I wonder what's gonna happen. Devo giocare molto difensivo, non mi piace, ma è una roba. Questo non l'avevo. La Madonna della vita. Cazzo, l'ha parato. One mistake here is all that's needed to finish the round. Target locked and... Effetto della Madonna del range. Madonna mia, mi ha teletrasportato sulle sue mani. Che cazzo vuol dire? Ah, bravo, hai attaccato quando non dovevi. Ah, vaffanculo, ha fregato. Giochi col modello, ecco perché ti escono delle combo. Ma no, in realtà io non le uso le cose. Allora, è molto più facile effettivamente fare anche le combo quelle decenti. Però cerco di utilizzare tipo zero delle combo automatiche. Se posso dire la mia, non sarebbe utile per nessuno dei due. Sì, no, ma infatti, a parte che non sono main Chun-Li, la sto provando perché mi piace molto come cosa. Sempre in chain con una combo già avviata e più delle volte in extra. Ah, ok, stai parlando con Star. Dai, voglio vedere dove mi classifico come Chun-Li. Ah. Però voglio comprarmelo un bel paddone, voglio giocare con i classici. Quanto ci deve volere? Dai che abbiamo già sforato di un quarto d'ora, porca. Eccolo qui. Questo direttamente dal Burundi, sì. Ma perché posso usarli anche con il controller, i classici? Domanda. Andiamo, scusate. Ah, dici in generale... Ah, vabbè, ok. Allora sarà per un'altra volta. Perché se si possono usare anche col controller... Pure. Vabbè. Devo uscire. Quanti me ne mancano di incontri? Non è caldo che fa qua. Mo sì che mi fa il culo nero. Mo sì. We're in for something special right here, right now. Please, you don't give me what I want. I may have to come in there and bust them up myself. Allora. The fight's now underway. This is vicious with the play. Non comincio bene. I hope their training paid off. Stands firm and blocks the drive impact. Okay, we're in the early stages of the round. I want to see them both play it all on the line here. Minchia, loro sono molto veloci, eh. Will they use their drive to break through or to turn up the heat? Well, they managed to escape the corner, but they can't let their guard down. Escapes the corner to reset the situation. Ah, cazzo. What's next? Good job blocking the jump. Non... Vabbè, che giustamente se non si collega, che cosa lo proseguo pure se fosse. This is the range where things get messy. Can they utilize their reach or be... Ma vicino! Piano piano! Jumping is denied. Sì, fai il drive. Oh, che è successo? La connessione, gli input. Aiuto! Raga! Che cazzo è? È andato un attimo in Burundi, zio. They ain't getting up.
Era andato in Burundi. Entravano gli input con tipo mezzo secondo di ritardo. Ma basta. Oh, l'ho calcolato male. Ora bene, però non riesco mai a startare. Ah, perché è troppo lento. Come si chiama il pesante? Una roba del genere. Vai. Dovrei stare bene. Madonna, perfetta, l'ho calcolata. Devo ricaricarmi, eh. Dammi un attimo. Io sto lontano. Becca. Oh. Madonna. Ah, volevo avvicinarmi prima che facesse sta cosa. Oh, ah, perché è un basso quello. Madonna, che merda che sto facendo su sto round. Vabbè, è vero che c'ho il chip damage, me lo sono dimenticato. Ah. Noi ti apprezziamo, grazie Betty. Voglio rifarlo. Voglio rifarlo, voglio risconfiggerlo. È l'ultima. Mio. Had their eye on the sky. Cazzo è successo? This might be an important turn of the match. Devo impararmi a togliermi dai cazzo di angoli, Ci sta niente da fa. Ci sta niente da fa. Both fighters are barely alive. Oh, just a sneeze here will do it. Nice. Madonna, questa l'ho rubata. Giù, giù e calci per uscire perché devo allontanarli. Abusa il calcio forte e basso. Che è questo... È quello dove... Ah, questo così. Ok. Beh, giustamente perché è molto veloce. Forte? Ah, quindi è... Caputtana. È questo qua. Non lo so, vabbè, poi vediamo. Piano piano faccio cacare. Ah, volevo grabbarlo. Time to take this momentum and springs forward with the drive rush. Connects with medium kick. Serenity stream? They got a press here to take advantage. No. Una volta che capisce che lo faccio, si se ne va sulla. Zio, basta essere difensivo, per favore. Oh, oh, oh. Calma. Calma e sangue freddo. Boom! Succhi al cazzo. Rughi, ci sta. Dai, riaffrontiamolo. Perché se lo merita. Dobbiamo decidere chi è bravo qua.
Ah. Troppo lontano ero. Anticipate the overhead. The impact gets blocked. Blocks the impact, but they're still pushed back. Momento di sportività. Perdonate che non vi sto leggendo, ma sto veramente in momento proprio competitivo. At this range, many attacks can connect if you stick something out. The neutral game is very important here. Both sides looking for an opening. What's going on? Perché non stava difendendo? No, l'ho fatto troppo alto. Vaffanculo. L'avevo fatto troppo alto. The pressure is so intense here. This is the range where things get messy. Can they utilize? Vabbè, zio, ho capito. Quanto difensivo. Se ne fa meno di 3 si considera... Ah, ok, vedete proprio il match completo, anche perché lo sapete che me lo faccio tutto. I can see the fire in their eyes. They're both ready to go. Both fighters want to establish themselves early on. Here we go. I want to see them put on a show. They need to be mindful of their opponents as they can't hit them. They can't squander this punish counter chance. Amazing awareness there. They're backed up into the corner. They're like right in the eye of the storm. There's a definite gauge disparity here, but it may not matter. Drive gauge is almost empty. A super hard. Un pelino più tardi, Dio Cristo. Un pelino più tardi devo farlo, me lo dimentico sempre. What's this? I love it! The drive gauge is screaming from... Hey! Ooh, what a smart move! What's gonna happen next? Closes it out! I'm liking that... Sportività? Sì, l'avevo vista. Infatti con Marisa mi ero infilato in mezzo a un casino. Perché ne avevo vinte 10 di fila e mi sono infilato in un rank che non è il mio. Devo punire con le prese. È una cosa importantissima. No, ho fatto la cazzata. Arriva prima il suo. E ti finisco anche con stile, bro. Ma le prese sono fatte proprio per punire Star. Cioè, se qualcuno missa, tu ti devi avvicinare e grabbarlo. È quella la cosa. Poi ci stanno personaggi come Manon. Sei il diavolo. Termina, basta, che abbiamo... Madonna, abbiamo sforato di mezz'ora, no! Vabbè, che tanto queste qua non è che ci posso fare qualcos'altro. Però figata, potremmo effettivamente... Engel, tra l'altro, grazie per il follow e benvenuto in taverna. Potremmo effettivamente fare ogni sera le classificate con un PG differente? Andiamocene di qua, intanto. Lo sapete che mi sconfiffera? Magari me ne dietro le quinte, tra una cosa e l'altra, me ne scelgo uno. Magari prossima volta le facciamo con Cammi, poi con Eonda, con Ryu. Si fa, dai. Poi se dobbiamo farle tra di noi, una bella stanza, le faccio, vabbè, con Marisa. Sarebbe figo, mo vedo. Non voglio spammare nessuno, ma se vuoi imparare a giocare anche piano piano, vedi i video di Schiacci Sempre, che ha fatto i tutorial. Sì, l'ho visto, lui mi appare molte volte su TikTok, se è lui. Però tranquillo, no, io come ho detto sempre, ragazzi, se dovete spammare una persona, anche voi stessi, quello che vi pare, fatelo.
Cioè, a me non importa. L'unica cosa che io appunto chiedo è farlo con normalità. Cioè, non scriverlo ogni 10 secondi, non spammare brutalmente. Ma se dovete dire, oh raga, se volete giocare bene a Street Fighter, seguite Tizio. Sì, ma qua scompare, che cosa? Su Telegram? Ah no, è vero, io vi consiglio sempre di entrare sul Telegram, sul Discord. Io purtroppo cerco di essere il più presente possibile, ma sono abbastanza impegnato. Io, cazzo, a lui sono arrivato a platino, addirittura. Ma sì, ma perché... Cioè, il fatto è che in generale i picchiaduro sembrano caos quando tu li guardi con gli occhi di una persona alle prime armi, ma in realtà sono cose estremamente precise. Cioè, anche soltanto la faccenda delle combo, per dire. Cioè, le combo non è che... Ok, col controllo puoi spammare un pelino di più. Perché è ovvio. Però quando tu stai con quel paddone e tu letteralmente fai ta 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 e ti entra la combo. Tu quando ti fai le sfide delle combo, vai a vedere che cammi magari. Là ti dà tutta la lista delle combo. Però in realtà vedi, se tu ti vedi la dimostrazione, è che proprio tu devi fare un determinato movimento, un determinato tempismo. È come la stragrande maggioranza delle combo che... ma perché le sbagli? Perché dici, devo fare ta 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 ta. No, magari è proprio ta 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 di fila. Cioè, inizialmente sono caos, perché giustamente come qualsiasi cosa dove non sei abituato è caos. Ma una volta che tu entri nel mood, dici, ok, Cammy mi può fregare da dietro, mi può passare dietro, c'ha le grab sia in aria che a terra, ti fa tutti quegli attacchi dalla distanza, è molto agile, Onda c'ha quelle sue robe, Zangief, cancro bastardo, povero Zangief. Cioè, una volta che tu entri in quell'ottica è una figata assurda. Il numero dei frame, quanto dura un pugno e quando tirarlo senza rischiare. Esatto, cioè, è molto del... Ok, l'avversario magari ha fatto una cosa, io che opzioni ho? Posso punirlo in questo modo, con una presa? Posso fargli una combo figa o meno? Buonanotte, sta, grazie per essere stato con noi, buon fine settimana. Sette di pentole acciaio inox. Sette di pentole di pentole acciaio inox. Stai vendendo le pentole, Arion, per sbaglio? Per sbaglio, per caso. Anche perché me li voglio recuperare i link. Ok, vabbè. Però è questa la cosa. A me Street Fighter, io come ho sempre detto, ho giochicchiato un po' a tutto. Cioè, ho giocato un po' a Mortal Kombat, ma era quel giocare tipo che tu vai a casa di un amico tuo, lui mette Mortal Kombat ed sei letteralmente tu che fai questo. Perché non sai un cazzo e non sai un cazzo. Mentre Street Fighter, almeno questo qua, poi non so gli altri, è un gioco veramente ottimo per chi ha le prime armi. Perché tu entri la prima volta su Street Fighter, loro ti dicono, bro, mettiti le mani in culo e ti faccio il tutorial. Così ti muovi, così scatti, questo è il pugno basso, alto, forte, debole, speciale, ci stanno i drive e cazzi e mazzi vari. Se voi entrate su Tekken 7, e avviate per sbaglio la storia, vi lanciano in mezzo al caos. Cioè, questo Street Fighter, rispetto a un sacco di altri picchiaduro, è questa la cosa che mi piace. È che... è molto accessibile, c'ha i tutorial, c'ha le challenge delle sfide che sono fatti, c'ha le guide proprio dentro che ti dicono, guarda, un personaggio worka più o meno in questo modo. E una cosa che tra l'altro molti non notano è che, continuo a dirlo, il World Tour è il tutorial perfetto, è il tutorial definitivo. Perché tu inizi con un personaggio neutro che ti fanno la base, piano piano ti introducono le cose, tu incontri un maestro, provi il suo stile, così ti provi bene o male un po' tutti i personaggi e tutti questi personaggi piano piano acquisiscono le mosse, quindi non c'hai un ammuccio di roba che te devi imparare, ma li prendi piano piano. E c'hai i minigame che ti imparano a fare le combo, come quando devi fare la pizza che ti fanno fare le combo col controller, o quello che devi tagliare le bottiglie per impararti a fare tatà, di farti, come, non so come si chiamano, però da sinistra a destra velocemente per dire no. Tutte queste robe lo rendono fighissimo, perché appunto danno l'accesso a un sacco di persone, in più ovviamente anche i moderni, che hanno i loro piccoli problemi, ma non più di tanto. Ti assicuro che non è indispensabile lo stick, ci sono campioni di tornei importanti che giocano il passivo, sì, questa cosa l'ho vista, però è più che altro perché mi piacerebbe riavere quel feels. Cioè, io mi ricordo quando andavo tipo agli allenamenti che c'era la macchina, c'era il cabinato e vorrei riavere quel feels, però boh. Cioè, secondo me mi ci dovrei riabituare parecchio con un controllo del genere. Il 6? Sì, gli altri un pochino meno. Ma perché secondo me la Capcom si è fatta furba. Con Street Fighter 6 si è fatta molto furba perché non solo lei c'ha uno dei giochi picchiaduro più famosi al mondo, perché io direi che tipo i big one, tralasciando un po' Smash, perché Smash sì è un picchiaduro,
però è Smash, chiamiamolo così. Io direi tipo che i big three, con diciamo pure 4, sono Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter, e se uno ce lo vuole mettere dentro, sul Calibur, no? Anche se sul Calibur è un po' più minore. E loro che hanno detto, cazzo, noi abbiamo un bel fettone di gente, che possiamo fare? Semplifichiamo l'accesso alle persone. Perché appunto, io ripeto, io non so un cazzo di picchiaduro, eh. Zero! Dalla prima live a questa sono cambiato, non dico da così a così perché ho ancora un sacco da imparare, sono una merda perché sono una merda. Però è diventata totalmente un'altra storia. Diciamo che proprio il 6 sta cercando di arrivare a tutto il pubblico, quelli vecchi non spiegavano niente. Change moves? Che cosa? Change moves? Mi sono perso, Jorak. Beh sì, no, Smash è totalmente un altro tipo di picchiaduro, infatti non ce lo calcolerei neanche in mezzo perché... Diciamo che è proprio una sorta di picchiaduro... tutto del suo tipo. Sono quelle che aspetti un secondo a sinistra e premi destra... Ah, ok, le change moves. Esatto, sì, quelle robe lì. Ci stanno i minigame che ti imparano a farle. Che tra l'altro è fighissimo pure quella roba che facendoti tu le sfide delle combo di Chun-Li, tu te la impari quella cosa. Perché loro ti mettono una lista, ma in realtà devi fare totalmente un'altra cosa, devi fare dei piccoli escamotaggi. Cioè, se tu vuoi fare, che ne so, il change moves caricato dopo una combo, tu devi magari startare da accovacciato che ti tiri indietro. Così fai la mossa e poi tiri il charge perché l'hai caricato. Street Fighter e Tekken ci sta provando Mortal Kombat, emerge su questo genere di gioco. Eh sì, diciamo, allora, se dovessi dire sì, i main one sono Tekken e Street Fighter. Mortal Kombat pure, diciamo che è uno dei big one vecchi, cioè quelli proprio megoglioni. Però non lo so. Cioè, diciamo che se io dovessi fare una classifica per adesso, direi Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat. Ma perché Mortal Kombat, quel poco che l'ho provato, un po'... Non lo so perché, dovrei riprovarlo per bene meglio. Smash ha creato un altro tipo di picchiaduro. Sì, infatti ci ha creato letteralmente lo Smash-like, perché c'è stato una sbrega, cioè tipo Brawlhalla. È tipo Smash, per quanto sia differente. Poi ci sono King of Fighters Guilty Gear, l'ho provati, molto molto belli. Cioè non ce li ho calcolati perché sono un pelino più piccolini. Anche se Mortal Kombat è stato il picchiaduro che ha venduto di più. Più che altro per la... sì, diciamo che infatti, Giora, che il punto forte di Mortal Kombat è quello. Cioè il fatto che c'è quella cura per i dettagli di tutte le fatality del gore, anche la scenografia dei personaggi che c'hanno, no? Che c'è sta Rambo, Terminator, punta più su quel fattore lì. Tekken lasciamolo perdere, io ci ho giocato per un periodo a Tekken, è un... Puttana. Poi ripeto, cioè, è sempre quello il discorso, molte volte quando tu entri in un mondo... Ti sembra un puttanaio perché non capisci un cazzo. Cioè, è quello il fatto. Tu una volta che cominci a dire, ok, posso spostarmi a destra e a sinistra, fare tutti i cazzi, diventa molto più semplice. Mortal Kombat 11, secondo me, è incredibile. Davvero bello. Dovrei vederlo. Vabbè, la storia sì, eh. Cioè, ecco, infatti, questa è una cosa, per esempio, che li differenzia molto. La campagna... Cioè, basta che vedi già la campagna di Street Fighter e la campagna di Mortal Kombat. Una è meme, quell'altra è un po' più seria. Anche se i risvolti di stasera mi hanno lasciato un po' stannato. Perché, ok. Però, cioè, hanno dato quel peperino che non sia il meme. Diciamo che la trama di Street Fighter 2 mi sembra tipo quella di Yakuza, no? Che c'è la trama principale che è seria. E ci stanno le secondarie che tu devi andare ad salvare la ragazzina delle superiori che vende le mutandine. Che c'hai la tizia che vuole fare la dominatrice e Ryu. E Ryu, sì. E Kiryu si mette lì ad addestrarla. Cioè, ci stanno queste cose. Soltanto che qua è più sul meme che sul... che sul coso, insomma. Sulla serietà. Risvolti stasera Dragon Ball Z. Ma davvero? Seri, veramente? Io voglio vedere la tua reaction al finale Street Fighter. Diventiamo noi il cattivo. Che diventa tipo... ma infatti sto notando che stasera Jorak ha fatto quello. Cioè, noi stavamo andando con il meme... Con Carlos Miyamoto che trigonometra tutta la roba, poi era una puttanata. Tutto meme, tutte cazzate, tutto a ridere. Poi è sbucato Bosch. Tutto con le cicatrici fatte d'oscurità che impazzisce. I droidi fatti che si rubano gli stili degli altri.
Che cazzo è successo? Gente sì che vuole. Ma io devo ancora pensare a quella roba. Ma chissà, ma secondo me non l'ha notato nessuno sta roba all'interno di... Chi si mette a guardare il cielo? Cioè, chi è che nota che ci sta un modello di un sumo durissimo, di un lottatore di sumo durissimo, nudo, con un cazzo di zainetto che vola dritto in cielo? Oh, mo sta messo qua, te l'ha messo quasi in culo, sì? Ha fatto, guarda, eravamo amici, ma adesso sono diventato schizzato fragico. E se n'è andato. Mortal Kombat ha una lore molto affascinante. Il gioco è incentrato su un torneo di arti marziali interdimensionale indetto dagli dei anziani chiamati Mortal Kombat. Giustamente. Sei il regno di Outworld. Vince Mortal Kombat 10 volte consecutive e il suo imperatore Shao Kahn sarà in grado di invadere e conquistare l'Earth Realm, cioè la Terra. Ah, vabbè, ok, quindi sono tipo gli eroi della Terra che cercano di proteggere, che cercano di proteggerla. Ma che figata! Ecco allora, Madonna! Ma che figata, quindi si spiega perché ci sta Terminator, perché ci sta Rambo, perché sono sono umani, sono gente della Terra. Ma che figata! Batman, sì, ma questa cosa non la sapevo, mi avete fatto salire molto al combat, eh? Questo è bello. Ti sparo una chicca. Carlos Miyamoto è un personaggio di Final Fight 2. Immaginavo. Io ogni volta che vedo un personaggio meme o strano che non mi sembra Street Fighter, capisco che è di qualche altra roba. Sta finendo la voce. È di qualche altra cosa della Capcom. Nel 10 c'era l'Alien. Ma così? Che giustamente se ci sta la Terra tu puoi prendere qualsiasi cazzata. Cioè, puoi prendere qualsiasi roba perché se è canonica la Terra, qualsiasi cosa c'è stata sulla Terra è canonica, no? Nel senso... Però figata. Anche il Predator... Beh, giustamente, se mi metti l'Alien mi metti anche il Predator. Jason... Ma erano DLC. Tipo, c'è un po' di tutti in Mortal Kombat ora come ora, ma la storia è figa. Ma no, ma infatti, se mi dici così è molto intrigante, eh. Ma non so se c'entravano con la storia. Mi sa dire sì, ma sicuramente... Cioè... Per il meme sì. Però è bello che c'ha un senso nel meme, perché giustamente fanno parte della Terra, no? Ma comunque, ragazzoli, oggi abbiamo sforato di 40. Ah, ma tanto ancora non è uscito Mortal Kombat 11. Pensavo di sì. Avevo visto un sacco di notizie, invece ancora non è uscito. Allora lo portiamo. Una one shot. Ce li spendo sti 60 euro. Ce la facciamo magari una one shot su Mortal Kombat 11. Magari mi intrighi e giochiamo anche Mortal Kombat. Cioè, mi sono risvegliato con Street Fighter. Sono diventato appassionato. Prossima volta ci facciamo le competitive con Cammy. Ci ranchiamo con Cammy. Vediamo come vado. Me la imparo e vediamo un attimo. Oggi 40 minuti di live extra. Vi ringrazio per la compagnia. E devono fare il remake di Mortal Kombat 1, figata. Spero che la live vi sia piaciuta, ragazzuoli. Io vi auguro un buon fine settimana. Mangiate, bevete, fate le cosacce sempre in sicurezza. E niente. Noi ci vediamo lunedì con Bioshock, mi pare. Si continua Bioshock, ma è il signor streamer. Chiamami anche Lich o Giacomo. Buonanotte a tutti quanti. Buonanotte Eng, Lerion, Jorak. Penso ci sia ancora Neko. Tutti i nostri bellissimi Rurker, e ci vediamo lunedì, belli. Ricordate sempre, Corgi Gang fa ben bene. Buonanotte, belli.